E allora buon pomeriggio di nuovo da Diretta Stadio, 14:25 in punto, pronti per seguire un pomeriggio con la Serie D protagonista, dopo che la Serie B ha visto giocare già gli abruzzesi venerdì e sabato rispettivamente Pescara e Virtus Lanciano e con le due cugine di Lega Pro che hanno giocato ieri pomeriggio. Questo pomeriggio ci saranno diverse partite di Serie A, ce ne saranno un paio nel primo pomeriggio di Lega Pro, le altre due nel tardo pomeriggio e poi appunto tra pochissimo a minuti stanno per iniziare le gare di Serie D alle 14:30. Per la Lega Pro e la Serie A invece l'appuntamento è alle ore 15, Serie B in campo alle 17:30 con un posticipo, quello tra Bari e Livorno, domani Cagliari e Ascoli. Vi dico subito che sta per concludersi il lunch match di Serie A al Bentegodi tra Verona e Napoli, il punteggio è di Verona 0, Napoli 2, siamo a 30 secondi dal 48esimo, sono stati concessi 3 minuti di recupero, quindi a momenti il fischio finale, le reti di Insigne e Higuain che stanno proiettando in alto il Napoli, provvisoriamente in testa alla classifica, Verona invece sempre più in crisi. Però concentriamoci più sui fatti di casa nostra, tra virgolette, andiamo subito con le ultimissime di formazione dai campi, partendo da Scoppito, dove oggi si gioca il confronto tutto abruzzese tra Amiternina e Chieti. Dunque, io do il buongiorno, anzi, buon pomeriggio a Stefano Castellani. Ciao Stefano. Sì, buongiorno a tutti voi. Vi do subito le formazioni, anche che, visto che le squadre ancora non sono entrate in campo, sono entrati solo i panchinari, quindi ancora non si vedono le squadre entrare. Vi do subito le formazioni. La Amiternina schiera Schina, Di Paolo, Mariani, Lenart, David, Di Ciccio, Marco Tullio, Gizzi, Petrone, De Matteis, Torbidone, Di Alessano. In panchina, Mista, Lancerone, Porta, Merlini, Ventura, Tinari, Scipol, Franco, Giulitti, D'Alessandri, Speriaca e Lenart Lucas. Mentre Chiedi, proprio in questo momento sono entrate le squadre in campo, mentre Chiedi schiera Diouf, Del Grosso, Bustamante, Shintu, Sbardella, Scalbi, Diop, Varrone, Riberio, Massimo, Di Nardo. In panchina Ronci, Donato, mister, allenatore dei Neroverdi, Porta, Fantone, Vitale, Lima, Bocchino, Esposito, Eguaglia, Zanetti, Suriano e Gomis. L'arbitro della partita è il signor Cascione di Nocera Inferiore e possiamo dire subito che ci sono due ex in campo, uno nelle file della Mediterranea, il portiere Schina che lo scorso anno era tesserato con i Neroverdi e Chieri, mentre l'altro ex, questa volta è in panchina, è Bocchino che per 2 anni ha giocato con la Mediterranea con i giallorossi. Possiamo dire poi che il Chieri viene dalla vittoria con Giulianova e proverà oggi a vincere il secondo derby consecutivo, mentre l'Aquila, scusate, mentre la Mediterranea proverà a riprendere e riscattarsi dopo la sconfitta quasi meritata di domenica scorsa con l'Oriesina. E anche la Mediterranea ha giocato il derby con Giulianova, però la Mediterranea ha pareggiato in casa Giulianova per 1-1. Senti Stefano, qual è Vi do poi la linea. la rappresentanza di pubblico da Chieti e ci sono anche da Scoppito, insomma, com'è la situazione del pubblico? Sì, il pubblico, possiamo dire una cinquantina di tifosi del Chieti, si aspettava un maggiore flusso di tifosi neroverdi, invece per il momento sono solo una cinquantina di tifosi neroverdi che non hanno ancora esposto nessun striscione, nessuna bandiera e sono abbastanza calmi, non sembra che stanno seguendo calorosamente la propria squadra. Ok, Pronto? allora sta per iniziare la partita, immagino. Stefano, ci sentiamo tra poco per la cronaca, per i primi istanti di cronaca. Io ora riprendo la linea, andiamo a Giulianova, per Giulianova Castelfidardo, dove c'è Jacopo Forcella e poi tra pochissimo affronteremo anche il collegamento con Recanati per Recanatese San Nicolò. Allora, do il buon pomeriggio a Jacopo Forcella. Ciao Jacopo. Buon pomeriggio Andrea, buon pomeriggio dallo stadio Rubens Fatini di Giulianova, 13ª giornata del campionato di serie di girone F. Tra poco in campo, anzi sono già sul terreno di gioco, la partita ancora non è iniziata.
cioè 19 ore di casa, allenata da Francesco Giorgini contro il Castelfidardo, squadra marchigiana in maglia bianco-verde, allenata da una vecchia conoscenza del calcio abruzzese, ovvero Ruben Bolzan. Sarà il Giulianova a dare il via alle ostilità tra davvero pochissimo. La partita si gioca agli ordini dell'arbitro Davide Muriconi di Roma 2, assistenti Marco Di Bello di Barletta e Giuseppe Urselli di Taranto. Si aspetta solo il fischio d'inizio, allora noi andiamo subito con le formazioni, partendo ovviamente con gli ospiti che schierano l'ex lancianese Mauro Chiodini tra i pali, Bordi e Dalla Riva, Campana, Castellana e Caparuccia, Piggini, Ferri, Minella, Trellini e Di Federico. In panchina accanto al tecnico vanno il secondo portiere Carnevali, Foglia, Bacchiocchi, De Carlo, Bonifazzi, Speranza, Donzelli, Tomburini e Balloni. Allenatore ovviamente, come detto, il signor Ruben Bolzan. Risponde il Giulianova, che purtroppo sta vivendo un momento complicato di classifica, in ultima posizione, quota 8 punti in graduatoria. Risponde con Ursini, Marini e Sborgia, Straccia, Ferrante in vita, Emili, Silvestri, Di Stefano, Giampaolo e De Iorio. In panchina Zaccagnini, Marzucco, Mastrilli, Delia, Gasparotto, Filippelli, Perucca, Cerasi e Civitar. Allenatore ovviamente il signor Francesco Giorgini. Partita iniziale da pochissimi secondi, il punteggio ovviamente è sullo 0-0, c'è il sole qui a Giulianova, fa particolarmente freddo, temperatura rigida, terreno di gioco assolutamente non in perfette condizioni. Seguiamo subito questa azione del Giulianova, ti restituisco la linea con le Deliorio, cross al centro, allontanato però dalla difesa marchigiana che può ripartire in azione offensiva. Un minuto nel corso del primo tempo, Giulianova 0. Senti, Jacopo, anche lì la situazione del pubblico com'è? Jacopo, ci senti? Ok, allora possiamo rientrare. Andiamo a vedere le schermate. Serie A, Serie B, Lega Pro e Serie D. Poi cercheremo di approntare anche il collegamento con Recanati e ricominceremo il giro. Allora, le partite che si sono già giocate. Ieri Bologna-Roma 2-2 e Juventus-Milan che è finita 1-0. Quest'oggi finale anche questo, vi avevamo detto insomma che la partita stava finendo, in effetti è finita. Verona-Roma 0-2. Vediamo anche un attimo la classifica, anche per prendere atto del fatto che c'è questo mutamento provvisorio in vetta, perché il Napoli scavalca in un colpo solo Fiorentina, Inter e Roma, ma Roma e Napoli hanno una partita in più. Tra poco toccherà alla Fiorentina giocare contro l'Empoli, un derby toscano, e successivamente questa sera il posticipo tra Inter e Frosinone. Possiamo andare a vedere la Serie B ricapitolando i risultati di ieri pomeriggio, con l'aggiunta anche dell'anticipo di venerdì tra Pescara e Avellino 3-2, poi ieri Crotone Ternana 3-0, Latina Salernitana 2-2, Novara Spezia 1-0, Perugia Brescia 4-0, Provercelli Como 2-0, Trapani Modena 2-1, Entella Lanciano 1-1, Vicenza Cesena 1-1. Vediamo un attimo anche la classifica che vede in testa sempre il Cagliari, che in testa resterà comunque a prescindere dal risultato di lunedì contro l'Ascoli, quindi 29 punti per il Cagliari, poi Crotone 28, Bari 25, Cesena e Pescara 24, Novara 22, Livorno 21, Brescia 20, Vicenza e Trapani 19, Perugia ed Entella 18, Latina, Provercelli e Spezia 17, Avellino 16, Salernitana, Modena 15 punti, Ascoli e Ternana 13, Lanciano 11 punti, Como che chiude con 8 punti. Andiamo a vedere ora la Lega Pro, però prima di farlo vi ricordo che ieri è stato esonerato, dopo la sconfitta di Novara, il tecnico dello Spezia Nenad Bjelica. Si parlava di un Ciro Ferrara in pole position, ma nelle ultime ore sta salendo la candidatura di Mimmo Di Carlo. Staremo a vedere nelle prossime ore, chissà, magari anche nel pomeriggio arriverà l'ufficialità. Queste le partite che si sono giocate ieri in Lega Pro: Maceratese-L'Aquila 1-1, Prato-Pontedera 3-1, Rimini
Rimini, Teramo 2-1, Tutto Cuoio Sant'Arcangelo 1-0. Nel pomeriggio si giocheranno subito alle 15 Lupa Roma, Carrarese e Pistoiese Ancona. Alle 17.30 sarà la volta di Siena Arezzo e di Lucchese Savona, e poi domani alle 20 il posticipo big match tra Spal e Pisa. Andiamo a vedere la Serie D, ma anzi, prima di farlo, visto che abbiamo la possibilità di collegarci con lui, andiamo a Recanati, stadio Tubaldi, da Matteo Falzon per le ultime di formazione. Buon pomeriggio Matteo. Buon pomeriggio a voi. 3 minuti e 20 nel corso del primo tempo qui al Nicola Tubaldi di Recanati, 0-0 ovviamente il punteggio tra Recanati. Scusami Matteo, allora Amiternina in vantaggio sul Chieti, quindi dopo Recanati andiamo a Scoppito da Stefano Castellani. Amiternina 1, Chieti 0, vai Matteo. Giusto per darvi le informazioni, San Nicolò in campo con Calore, Brighi, Pretara, Micolucci, Rapino, Petrogno, Margarita, Donatangelo, Casolla, Merlonghi e Massetti. Risponde la Recanatese con Verdicchio, Rapaccini, Sciongò, Falco, Cianni, Posillipo, Gallo, Mariani, Miani, Garcia e Agostinelli. Allenatore della Recanatese Antonio Mecomonaco, ex allenatore di Sulmona e Francavilla. Nel San Nicolò ovviamente Massimo Epifani, sta dirigendo l'incontro Fusco di Brindisi, coadiuvato da Petarra di Foggia e Pappagallo di Molfetta. Out lo squalificato Mozzoni e l'infortunato Moretti nel San Nicolò. Nel Recanatese D'Angelo, Lacheb e Patrizzi sono gli assenti a cui deve far fronte il mister Mecomonaco. Da segnalare un calcio di punizione di Merlonghi battuto dai 25 metri adesso al quarto minuto e 20 secondi. 0-0 il punteggio, linea allo studio. Grazie Matteo, ci sentiamo tra poco per altri spunti di cronaca, ma se è collegato, sì, Stefano Castellani da Scoppito, vai Stefano. Sì, siamo al quinto minuto del primo tempo e la Amiternina è già in vantaggio da circa 3 minuti, scusate, da 2 minuti, perché al terzo minuto è andata in vantaggio grazie a un bellissimo gol di Petrone, che ha rubato sulla tre quarti la palla a Massimo e quindi ha preso la palla e dal limite ha tirato una bellissima conclusione quasi all'incrocio dei palli con Diouf, che non ha potuto fare nulla. E la Amiternina ringrazia l'errore di Massimo e quindi si porta già in vantaggio e continua ad attaccare, motivata dal gol che ha realizzato con Petrone. Intanto il pubblico del Chieti si fa sentire, ho detto all'inizio della partita che era silenzioso, invece adesso sta incitando la propria squadra con bandiere e con uno striscione, proprio alla ricerca di sostenere proprio la squadra. Attenzione, andiamo in prima diretta, c'è un bellissimo tiro del numero 11 di Alessandro Amiternina, ma è di poco fuori. Intanto passo il microfono al collega Pietro Vittorio dell'addetto stampa delle Chieti per un commento a questi primi minuti, un gol quasi inaspettato per i neroverdi. Beh, un gol inaspettato, ma anche una grande prodezza di Petrone, che ha cercato la conclusione dalla distanza e ha trovato un eurogol sul quale Diouf poteva fare ben poco, insomma, quindi merito al giocatore della Amiternina che ha cercato fortemente questa conclusione. Quindi giocare con una squadra come il Chieti per la Amiternina è molto stimolante, cioè molti stimoli, e mentre alla Chieti... Scusami Stefano, sì. Resta in collegamento, andiamo un attimo a Giulianova, tu resta sì. In collegamento, Jacopo. Sì. Jacopo. Sì, Andrea, ridate la linea quando da pochi istanti fa il Giulianova ha fallito un calcio di rigore con il numero 10. Già Paolo Rigore ha segnato per un fallo di campana su di Stefano. Settimo minuto del primo tempo, non ha avuto esitazioni Davide Moriconi di Roma 2 da segnare la massima punizione, ammonendo il difensore del Castelfidardo. Si è presentato sul dischetto Giampaolo, ma tiro fiacco centrale, parato con i piedi da Chiodini, e dunque spuma una grandissima opportunità per passare in vantaggio per la formazione giallorossa, che adesso insiste, però lo fa con il numero 11 dei Torrio, il pallone verticale che non arriva a destinazione. Attenzione adesso alla ripartenza di Minella per il Castelfidardo, lo affronta Ferrante, Minella il destro, alto sopra la traversa, nulla di fatto, ma che occasione sciupata dal Giulianova per andare in vantaggio al settimo minuto con il calcio di rigore battuto da Giampaolo in maniera come peggio non poteva battere il numero 10 giallorosso, la respinta con i piedi. Ok Jacopo, torniamo da te tra pochissimo, stavamo a Scoppito, un paio di minuti per Stefano, per Amiternina Chieti, poi torniamo a Giulianova. Sì, siamo al decimo del primo tempo, ricordiamo sempre il punteggio, vede
la Milanina in vantaggio per 1-0 grazie a un gol lampo, diciamo proprio al terzo minuto, di Petrone, che ha soffiato la palla a Massimo sulla tre quarti e si è subito scappato verso la porta avversaria, e da lì ha realizzato un bel gol. Ecco, è in diretta e c'è il gol, uno pari, ha segnato proprio Lotto, il Massimo, che scusate, Varrone che ha portato subito le squadre in parità. C'è stato una palla filtrante di Nardo con il tiro finale di Varrone, che ha trovato la difesa mitardina un po' disattenta, è riuscito a pareggiare subito all'undicesimo del primo tempo. Allora Piero della, ha detto stampa del Lecchieri, subito rimesso a posto le cose. Sì, c'è stato un gran bel lancio filtrante di Di Nardo, che ha messo un gran pallone al centro dell'area per Varrone, che con un bel diagonale ha fatto fuori il portiere della Miternina. Quindi buona la reazione del Chieti, e vediamo nel proseguo della partita cosa succede. Ecco, senza togliere al tiro di Petrone o al tiro di Varrone, però nei due casi le difese, attenzione ancora diretta, c'è un tiro di Marco Doria respinto dentro l'area dalla difesa nero-verde. Dicevamo, nonostante i bei tiri di questi due gol, però le due difese sono state proprio grossolane, allegre, molto allegre, perché Varrone che Massimo che perde la palla, poi abbiamo visto anche la difesa che è stata un po' a guardare il tiro di Varrone, vero? Sì, anche in questa occasione un po' la difesa della Miternina, peccato di ingenuità, perché si è aperta un po' troppo al centro dell'area e Varrone da terra ha potuto trovare il diagonale vincente sul lancio perfetto di Di Nardo, però indubbiamente la difesa ha le sue colpe. Comunque stiamo assistendo a una bella partita, perché entrambe le squadre non possono perdere questo incontro, perché i tifosi neroverdi e la società del Chieri vuole risalire la china, ma anche la Miternina deve risalire la china, perché si trova al penultimo posto in classifica e quindi per la quarta volta prova a conquistare la salvezza in questo girone G della Serie D. Quindi ricordo il punteggio a Miternina 1, Chieri 1, a voi la linea. Bene, bene, grazie Stefano. Insomma, inizio pirotecnico ha scoppito con il vantaggio della Miternina firmato da Petrone, e poi in diretta abbiamo appreso del pareggio del Chieti con Ivan Varrone, centrocampista con il fiuto del gol, era dato già in rete alla prima di campionato contro l'Agnonese, era andato in gol anche nell'ultimo incontro con il Giulianova, aveva segnato il gol del 2-0, il gol della sicurezza nel finale, e oggi ha siglato il gol dell'1-1 nell'ambito di questo inizio di partita molto movimentato. Ha scoppito movimentato anche l'avvio di gara Giulianova, tra Giulianova e Castelfidardo, con il Giulianova che purtroppo ha fallito un calcio di rigore con Giampaolo. Noi torniamo proprio da Jacopo Forcella per vedere, insomma, se il Giulianova ha un po' accusato il colpo oppure no, dopo questo errore da gli 11 metri di Giampaolo. Jacopo. Andrea, sembra proprio di noi, intanto 13° minuto, sempre 0-0 Giulianova tra i padroni di casa del Castelfidardo. Ti segnalo che sono arrivati anche una quarantina di tifosi da Castelfidardo proprio qualche istante fa. Adesso è un gruppo consistente quello che nel settore ospiti. In Giulianova un po' ha accusato il colpo, ma adesso sta provando a riportarsi in avanti con questo calcio d'angolo. La cui battuta va degli orri, arrivano i saltatori del Giulianova in area di rigore, parte lo spiovente allontana la difesa della Castelfidardo, ma ancora Giulianova che può diventare l'azione offensiva con il numero 4 straccia un'occhiata in avanti a cercare di servire Emili, anticipato da un difensore del Castelfidardo. Poi Marini si appoggia in maniera irregolare sul numero 11 di Federico, commettendo fallo, calcio di punizione in favore del Castelfidardo. Come hai detto anche tu, ma avevamo detto anche in cronaca, purtroppo l'occasione più nitida per passare in vantaggio ce l'ha avuta Giulianova con un calcio di rigore sbagliato da Giampaolo. C'è da dire che, come avevamo raccontato, anche il Castelfidardo ha avuto dopo pochi secondi un'occasione per passare in vantaggio,
con la battuta sotto misura di Caparrucci respinta da Ursini, con un riflesso davvero molto ottimo da parte dell'estremo difensore giallorosso. Giulianova, che adesso manovra ma lo fa a ridosso della propria area di rigore, guadagna una rimessa laterale, la formazione di Francesco Giorgini che in piedi sopra davanti alla propria panchina a seguire lo sviluppo del gioco dei suoi, che ovviamente devono assolutamente cercare un risultato positivo, perché la classifica è quella che è. Ma attenzione al Castelfidardo col pallone dentro di tre linee, allontanato da Vita direttamente in fallo laterale, rimessa ancora in zona d'attacco vicino alla linea di centrocampo per la formazione biancoverde. Il servizio è per il numero 10, Trillini ancora, l'appoggio sbagliato verso dalla riva, allora il Giulianova riconquista il possesso di palla, ma si rimane sempre a ridosso della panchina, per intenderci vicino alla panchina di Francesco Giorgini. Adesso il Castelfidardo che vince un rimpallo, il destro di Minella e addirittura esce fuori dallo stadio, fuori dall'impianto per Rubens Fadini, questo insomma per indicare più o meno la precisione del tiro del numero 9 del Castelfidardo. Sono 15 minuti nel corso del primo tempo. Giulianova 0, Castelfidardo 0 per il momento. Andrea, è tutto, te restituisco le linee. Ok, in campo anche chiaramente l'Avezzano a Montegranaro contro la Folgore Veregra. Vi vado a enunciare l'11 schierato dal tecnico Alessandro Lucarelli, tenuto conto che questa è la prima partita che l'Avezzano gioca senza Alessio Di Massimo, il gioiellino che ormai ha preso la strada della Juventus. Qualcuno dice che nelle ultime partite insomma non ha giocato al massimo, forse perché la mente era proiettata verso la nuova esperienza, ma se così fosse neanche gli si può dare tanto torto. Peccato per l'Avezzano che non vince ormai da diverse gare, l'ultimo successo un mesetto fa sul campo basso allo stadio dei Marsi. L'Avezzano in campo a Montegranaro con Davino, Ndiaye, Felli, Sassarini, Menna e Tabacco, Pollino, Kras, Di Genova, Bisegna e La Rosa. In panchina Cicciotti, Marretti, Venditti, Persia, Tariuk, Bittaie, Puglia e Moro. Il tecnico, come detto, è Lucarelli. La Folgore Veregra, la squadra di Montegranaro, in campo con Marani, Gianonardo e Mattia Cardinali, Gentile, Arcolai e Fuschi, Sbarbati, Raparo, Pedalino, Nazziconi e Padovani. Il tecnico Zaini porta in panchina Lupinetti, Egidi, Sacò, Viti, Calvaresi, Cico, Traini, Tomassini e Roman. Il direttore di gara è Gabriele Nube della sezione di Mestre. Noi ora andiamo allo stadio Tubaldi di Recanati, subito dopo torneremo a Scoppito da Stefano Castellani, ma ora andiamo un paio di minuti con Matteo Falzon. Matteo. 15 minuti e 21 nel corso del primo tempo, 0-0 al Tubaldi tra Recanatese e San Nicolò. Nel periodo non collegato per segnalare una punizione di Merlonghi dai 30 metri con parata a terra da parte di Verdicchio, la risposta della Recanatese con un lancio lungo dalla retrovia al sesto e Miani che in piena area non riesce a guantare il pallone, al tredicesimo un cross di Massetti dalla destra, colpo di testa di Catolla che però si è perso abbondantemente sul fondo. 0-0 dunque con il San Nicolò, che rispetto a sette giorni fa non ha Mozzoni, che è stato squalificato dopo l'espulsione rimediata, e al suo posto c'è Nicolucci che gioca in parte centralmente con il Brighi che gioca sulla corsia di destra. Dunque è stato questo spostamento in difesa da parte di Massimo Epifani, out sempre Moretti che è infortunato, dovrebbe rientrare nelle prossime gare. Magari. Senti Matteo, come ha reagito la squadra al pareggio beffa di domenica scorsa con i Isernia? Ma ovviamente c'era una grande amarezza, perché è stata la possibilità nel giro di un minuto di fare il 2-0 e poi si è aspettato subito il gol al 90esimo con il recupero era già iniziato, però c'è voglia di riscatto a partire già dalla gara di oggi, comunque non facile, perché la Recanatese con il cambio di allenatore ha ripreso vigore, già lo dimostra il pareggio ottenuto sul campo dell'Agnonese. Recanatese che ha delle assenze come D'Angelo, Lacheb e Patrizzi, e Miani è l'unica punta a disposizione di mister Monaco. Recanatese che attacca da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione, San Nicolò che torna a giocare in maglia granata, maglia che ha esordito sul campo del Giulianova qualche settimana fa. Ora c'è la Recanatese in posizione di attacco con il numero
sei Cianni che lancia il per Miani anticipato dall'intervento di Rapino, poi c'è Petronio, il pallone per Mazzetti, palla che termina direttamente in un fallo laterale. 17 minuti e 30 secondi nel corso del primo tempo, 0-0 tra Recanatese e San Nicolò. La linea torna allo studio. Grazie a Matteo. Andiamo a vedere la schermata della Serie D, perché prima la volevamo leggere per esteso. Sono arrivati i gol a scoppio, il rigore sbagliato da Giulianova, insomma, poi non abbiamo più fatto in tempo. Ora recuperiamo. Questo è il quadro delle partite, vedete già ha scoppito due gol, il botta e risposta tra Petrone e Varone per Mitterlina Chieti che sono sull'1-1. Le altre partite fanno Campobasso, Folgore Veregra Avezzano, Giulianova Castelfidardo, Isernia Fermana, Jesina San Benedettese, Matelica Monticelli, Vispesaro Olimpia Agnonese e appunto Recanatese San Nicolò. Tra 10 minuti poi inizierà, come detto, anche la Serie A e inizieranno anche le due partite di Lega Pro in programma, cioè Lupa Roma Carrarese e Pistoiese Ancona, poi alle 17.30 Lucchese Savona e Siena Arezzo, domani invece Spal Pisa alle ore 20. Possiamo tornare a Scoppito, diamo 3 minuti a Stefano Castellani per il derby a Mitternina Chieti. Sì, siamo arrivati al 20° del primo tempo, Mitternina 1 Chieti Calcio 1, dopo un inizio scoppiettante, adesso le squadre stanno giocando un po' più a centrocampo, anche se le difese stanno commettendo un po' di errori, però subito c'è stato Diouf e Schina che sono intervenuti e hanno levato tutti i grattacapi per le proprie retroguardie, per le rispettive retroguardie. Ricordiamo il gol pirotecnico al terzo e primo tempo di Petrone, che ha rubato la palla a Massimo e poi ha tirato all'incrocio dal limite. Poi c'è stato al settimo Bustamante la risposta del Chieti di poco alto, poi dopo 2 minuti al nono di Alessano una conclusione alta sulla traversa e poi all'11° il gol di Di Nardo. Di Barrone sul passaggio di Di Nardo, che ha trovato anche questa volta la difesa della Mitternina impreparata. Le squadre adesso stanno giocando a viso aperto, però grossi pericoli le squadre, le proprie difese non stanno attraversando, e chiedo un commento al collega del Chieti Calcio dell'ufficio stampa. Chieti sembra aver preso un po' le misure a questa buona Mitternina, però comunque la partita appare ancora equilibrata, quindi le due squadre si stanno equivalendo e giocano molto a centrocampo e per ora non ci sono altre azioni pericolose. Dopo il gol del Chieti si gioca molto a centrocampo. Bene, ringraziamo Piero Vittorio della Detto Stampa del Chieti Calcio e ripasso la linea allo studio centrale. Grazie a Stefano Castellani. Dunque 1-1 ha scoppito, inizio scoppiettante, così insomma seguiamo anche la parola scoppito in questo modo, poi però le due squadre stanno interpretando una fase di studio postdatata, diciamo così, permettetemi questa battuta, dopo il botta e risposta iniziale. Si segna poco nel complesso, le altre partite non hanno seguito l'esempio della gara di Scoppito e un po' su tutti i fronti si è sullo 0-0, compreso il confronto del Fadini, e noi torniamo proprio da Jacopo Forcella per 3 minuti. Jacopo. Sì Andrea, 22esimo, metà del primo tempo, sempre 0-0, intanto permetti di dire un'analisi della partita di Scoppito veramente eccezionale, quello che hai appena fatto. Adesso tornando invece alle questioni di campo, 23 anzi in quest'estate, comincia il 23esimo minuto, sempre 0-0 tra Giulianova e Castelfidardo, ma attenzione alla formazione di Giorgini che va in mezzo da Di Stefano, il controllo è così, ma il secondo palo si svolge, che potrebbe rimettere al centro, non arriva il traversone da parte della a sinistra, il pallone scarico su Giampaolo, traversione che arriva in questo momento, ribattuto il pallone ancora del Giulianova con il numero 11 degli Orio, che prova ad appoggiarsi a Giampaolo, poi arriva il traversone, attenzione al numero 7 Emili che gira,
Sinistra di ricordista, vuole parlare il sinistro deviato, pallone che arriva a docere tra le braccia di Chiodini, ma è una Giulianova che comunque ci sta provando, la formazione di casa sta provando a far male al Castelfidardo, che però al minuto 18 è andato vicinissimo allo vantaggio, ancora da calcio piazzato, ancora sono sostituito di un corner, colpo di testa stavolta di Castellana, che ha sfiorato il fallo alla sinistra di Ursini. È chiaro che il Giulianova, soprattutto per la stazza fisica dei suoi, non solo sono giovani ma sono anche di non elevatissima statura, soffre molto sui calci piazzati in Castelfidardo, lo sai, porta le torri a saltare. Adesso proprio la formazione di Bozan in azione offensiva con il numero 4 Campana, che si appoggia ad un compagno di squadra, in la sfera per lui Ferrante, libera la propria area di rigore con un colpo di testa, vediamo se Marini riesce ad evitare il corner, sì ce la fa, ma servendo involontariamente Piccini vicino al vertice dell'area di rigore, arriva un braccio che si appoggia ad Emili, rilancio lungo a servire Giampaolo, che riesce a controllare il pallone con una specie di miracolo, ma regalando di fatto la rimessa laterale in favore del Castelfidardo. Sono 24, adesso stiamo per entrare nel minuto 25 nel corso del primo tempo, sempre 0-0 tra il Giulianova e il Castelfidardo. Sì. Senti Jacopo, non so, si sente qualche voce, magari ecco lo potrei fare nel dopo partita negli spogliatoi, siccome in questi giorni insomma i colleghi hanno scritto tanto di nomi importanti, altisonanti, che sono stati accostati al Giulianova, magari anche tramite il lavoro di Vincenzo Serraiocco, si è parlato di Massimo Ganci, di Massimo Bonanni e altri ancora. Poi insomma non so se sarà in grado di reperire insomma qualche notizia nel dopo partita, oppure se già questi nomi circolano anche lì in tribuna stampa. No, per il momento non circola assolutamente nulla. I nomi sono usciti, anche se è chiaro che sono nomi importanti, ma che dovrebbero sfidare un progetto complicato. È chiaro che si è cercato di fare un tentativo anche per qualche ritorno, tipo Nassi, tipo Rapano, vedremo insomma il mercato delle porte, rientrerà tra pochi giorni a dicembre, e lì si arriverà a dicembre. Chiaro che qualcosa del Giulianova deve fare assolutamente, perché in questo momento è in una situazione assolutamente deficitaria di classifica, ma è chiaro che questi sono discorsi che approfondiremo nel post-gara per vedere il senso tecnico Giorgini, se ci sono i margini per un ritorno o per un acquisto di peso che servirebbe come il pane in questo momento di stagione e non solo al Giulianova. Ok, allora rientriamo in studio, riproponiamo un attimo la schermata perché c'è una novità ed è una novità anche piuttosto pesante, magari i più attenti di voi avranno notato il sottopancia, perché la San Benedettese è in vantaggio sul campo della Jesina. La rete è stata segnata da Sabatino, l'assist invece è stato di Sorrentino, che è questo centravanti della San Benedettese che sta giocando tanto e sta facendo molto bene, è un giocatore sorrentino di cui si parla molto bene, centravanti classe 95 che a suon di buone prestazioni sta costringendo alla panchina un giocatore sicuramente più esperto e più quotato, almeno in teoria, come Antonino Bonvissuto, che potrebbe anche lasciare San Benedetto del Tronto, e se questa mossa sarà fatta si dovrà anche all'ottimo rendimento di Sorrentino, che non ha segnato finora in questa giornata, ma ripeto, suo l'assist per la rete segnata da Sabatino. Jesina San Benedettese 0-1 dunque, il terzo gol di questo pomeriggio. Guardiamo un attimo la classifica perché davvero la Samb rischia di fare già il vuoto, perché con questo gol la squadra di Ottavio Palladini salirebbe a quota 31 punti, indietro ci sono San Nicolò, Matelica e Fano. In questo momento nessuna di queste squadre sta vincendo, dunque al momento c'è un virtuale più 8 sul San Nicolò, più 9 sul Matelica, più 9 sul Fano. E quindi se non è fuga, poco ci manca. Tra queste squadre quella più attrezzata, cioè quella che maggiormente potrebbe competere per la vittoria del campionato, è il Fano. Lo abbiamo più volte detto, è la stessa squadra
più o meno, è la stessa squadra che lo scorso anno ha conteso la Maceratese il titolo finale, era ripartita con ottimi propositi, ha attraversato una fase di impasse nell'ultimo mese, una fase che è terminata con la vittoria netta ad Avezzano della scorsa settimana, la scorsa domenica per 4-2, però è chiaro che si sta creando già un gap che sarà molto molto difficile da limare se la San Benedettese continuerà con questo passo davvero molto molto spedito. Nella parte bassa invece Giulianova, lo vedete, ha bisogno dei tre punti perché insomma questo è uno scontro diretto. Castelfidardo ha una buona classifica ma comunque è una squadra che parte per salvarsi. Il Giulianova al momento è ultimo in classifica, potrebbe con una vittoria magari agganciare il treno delle penultime, staremo a vedere. Intanto noi torniamo a Scoppito per altri tre minuti da Stefano Castellani per Amiternina Chieti. Sì, siamo arrivati al centesimo, il punteggio è sempre fermo solo 1-1, ripeto, dopo l'inizio scoppiettante dove ci sono stati due gol, al terzo Petrone e al undicesimo Varone per il Chieti. La partita non sta dando grandi sussulti se non al 25esimo, 5 minuti fa, con una bellissima parata di Uff che ha dimostrato tutto il suo valore come numero uno, e infatti da pochi metri ha respinto in angolo un bel colpo di testa di Torbidone che si è trovato la palla sulla testa dopo il tiro di Domenico di Alessandro, respinto dalla difesa neroverde, e la palla si era impennata e Torbidone, ex Giulianova, di testa ha visto il suo tiro del gol strozzato in gola, perché Diouf è riuscito con una bellissima parata a respingere la palla in angolo e quindi ha evitato la seconda rete dei giallorossi di Scoppito. Stefano, cosa sta succedendo dopo l'inizio scoppiettante? Ora le due squadre si stanno studiando, lo stanno facendo Sì, sì, l'hanno fatto dopo perché, come avevo detto nei precedenti collegamenti, ci sono le due difese che hanno commesso diversi errori e quindi le due squadre adesso si temono e perciò cercano a coprirsi un po' di più per evitare brutte sorprese. Infatti già due minuti prima del colpo di testa di Torbidone c'è stato al 23esimo Scinto e Sbardella che per poco non combinavano un altro guaio, perché hanno fatto passare il passaggio di Ciccio della Miternina e ne stava approfittando proprio Torbidone per andare a rete, però sono riusciti all'ultimo minuto a recuperare visto che avevano fatto passare la palla. Quindi ci sono le due difese che stanno commettendo diversi errori e quindi le squadre stanno cercando di coprirsi un po' di più proprio per evitare il problema. Attenzione, andiamo in cronica diretta, c'è un lancio di Petrone per Torbidone, ma è bravo Diouf a fare pochi passi dentro l'area, nell'area, e a recuperare la palla e a neutralizzare la possibilità di Torbidone di realizzare il suo settimo gol della stagione. Quindi vi ripasso la linea, Amiternina 1, Chieti 1. Grazie a Stefano Castellani. Dunque solo tre gol finora in questo pomeriggio, il botta e risposta tra Miternina e Chieti e poi il vantaggio della San Benedettese a Iesi. Ci ascolta Matteo Falzon, stavamo dicendo prima, Matteo, la Samb rischia quest'oggi di fare, non dico il vuoto ma quasi, no? Potrebbe essere una vera e propria fuga quella della squadra di Palladini. Sì, Andrea, tenendo presente che da un minuto e mezzo è in vantaggio la Recanatese, gol di Miani su un cross perfetto da parte di Agostinelli a centro area, il colpo di testa di Miani che ha anticipato tutti, da pochi passi e ha messo alle spalle di Calore, dunque gol di Miani al 28esimo del primo tempo con la formazione del San Nicolo che stava provando, una Recanatese, come detto nel precedente collegamento, agiva di rimessa e giocando un buon calcio. Ancora Agostinelli sulla destra che prova ancora, stavolta viene fermato da Pretara che poi fa ripartire l'azione dei suoi. Comunque gol di Miani al 28esimo del primo tempo. Duello ora a centrocampo tra Shongo e Massetti, il pallone controllato ancora dalla formazione di mister Meco Monaco con il rilancio di
Cianni, il colpo di testa da parte di Brighi, a terra un giocatore della Reganatese, allora Capitan Petronio mette il pallone a terra, si tratta di Shongo, dunque si prestano il cuore del caso al giocatore della Reganatese, qualche istante fa era andato a terra anche Donatangelo che ha avuto bisogno delle cure del caso, qualche istante dopo invece il gol di Miani, ripetiamolo, cross dalla destra di Agostinelli e gol di Miani, un colpo di testa perfetto da pochi passi a ingannare Calore, 1-0 per la Recanatese al 32esimo del primo tempo, linea allo studio. Bene, grazie Matteo, bene si fa per dire perché chiaramente questo risultato non ci voleva, andiamo a vedere ora la classifica mentre stiamo per tornare al Fadini di Giulianova da Jacopo Forcella, guardate qui. San Benedettese 31 punti, Matelica, San Nicolò e Fano 22 punti dopo 13 giornate, un distacco di 9 lunghezze è davvero notevole, tenuto conto che fino a 3 domeniche fa la San Benedettese e il San Nicolò erano praticamente ad un'incollatura. C'è anche da dire che l'impatto di Ottavio Palladini sulla panchina della San Benedettese finora è stato un impatto davvero positivo, più che positivo, la Samb vince soltanto con Palladini in panchina, Palladini che ha già vinto un campionato 3 stagioni fa in Serie D, poi fu vanificato dalla mancata iscrizione della società nel campionato di seconda divisione, la Samb dovette ripartire ancora una volta, l'ennesima volta dal campionato di eccellenza marchigiano, vinto subito e questa è la seconda stagione del nuovo corso disputata in Serie D, sembra essere la volta buona, chiaro, ripeto, sono solo 13 giornate, però 9 punti di vantaggio a questo punto sono già una buona dote da conservare e da amministrare. Come possiamo vedere, Maurizio Daguì subito solerte ci avvisa che in effetti sono iniziate da pochissimi minuti le partite di Serie A, tutte in campo, le squadre tranne Inter e Frosinone che giocheranno il posticipo di questa sera, ovviamente al netto poi degli anticipi già giocati che vedete in sovrimpressione, Bologna-Roma 2-2, Verona-Napoli 0-2, Juventus-Milan 1-0 e le partite del pomeriggio Atalanta-Torino, Carpi-Chievo, Fiorentina-Empoli, Genoa-Sassuolo, Lazio-Palermo e Udinese-Sampdoria, tutte sullo 0-0, grande attenzione sul derby toscano, non solo per motivi di campanile ma anche perché la Fiorentina è prima e tale vuole rimanere con il beneplacito tra virgolette dell'Empoli. Questa è la Lega Pro, con le due partite che vedete sullo 0-0 sono quelle che sono appena iniziate, ovvero Lupa Roma Carrarese e Pistoiese Ancona, quindi sono partite che insomma terremo sotto controllo proprio per vedere eventuali cambiamenti di risultato. Allora possiamo andare al Fadini di Giulianova da Jacopo Forcella, Giulianova Castelfidardo, ormai ci avviciniamo verso la parte finale del primo tempo, 3 minuti per Jacopo. Sì Andrea, 37esimo nel corso del primo tempo, sempre 0-0 tra Giulianova e Castelfidardo, gioco ripreso da poco perché fino a pochi istanti fa è stato fermo per un infortunio corso al numero 10 della Castelfidardo Trillini, utilizzato per un difensore della Giulianova. Pochi istanti fa è stato ammonito il numero 8 della formazione ospite Ferri per una brutta entrata sul numero 4 Strazza della formazione giugliese, il secondo ammonito della gara. Adesso Trillini, anche se Claudio Cazzi sta rientrando sulla terreno, dunque parità numerica ristabilita proprio in questo istante, dall'ultimo collegamento non è successo praticamente nulla con le due squadre che fanno magari anche un buon gioco fino alla tre quarti, ma poi hanno difficoltà nel momento della stoccata, soprattutto questo è un problema per il Giulianova che, come abbiamo ripetuto più volte, oggi ha l'obbligo assoluto di centrare un risultato positivo, al massimo sarebbe vincere questa partita, l'occasione l'aveva avuta in apertura di gara con il calcio di rigore, attenzione adesso alla Giulianova come si Stefano che prova la mia testa con lanciandosi praticamente da solo, il pallone però gli scappa via, Chiodini lo lascia sfilare sul fondo e allora lo va a recuperare il portiere della formazione bianco-verde, non si stava nell'area piccola,
manca rinvio, quando manca questo momento, io recupero al termine del primo tempo, recupero questo movimento, sarà abbastanza consistente sia per le frontesse in occasione del calcio di rigore, sia perché il gioco, come detto pochi istanti fa, è stato fermo qualche minuto per l'infortunio di Trillini, il Castelfidardo che manovra adesso da dietro il Giulianova, però ha recuperato il pallone, di lotta a centrocampo, contrasti maggiori tra i due numeri 8, Ferri da una parte e Silvestri dall'altra, il pallone termina fuori, ma rimesso in gioco sarà in favore del Castelfidardo con Silvestri che adesso si rialza dopo essere stato toccato duro in maniera regolare, però secondo l'arbitro dell'incontro, che lo ripetiamo, il signor Davide Moriconi di Roma 2, Castelfidardo avanti con Ferri, allontana Ferrante di testa in fallo laterale. Rimessa in zona d'attacco per la formazione di Bolzan con il numero 2 Corti che la faceva in avanti il pallone, poi serve proprio il Trillini che sembra perfettamente ristabilito, anche se appoggia male questo pallone, poi va a recuperare il pallone con indecisione tra due difensori del Giulianova, chiude Ferrante, almeno prova a farlo, ma Trillini ancora in possesso di palla largo sulla sinistra, dove c'è Dalla Riva che si appoggia a un giocatore che non trova, anche poi sarà che non trova, riparte il Giulianova con Degliorio, il pallone verticale per Emili, l'esterno destro di Stefano, per regolare può liberare il destro di Stefano, esce debolissimo dal suo piede, il pallone che arriva tossidissimo tra le mani di Maurizio, 39esimo, sempre 0-0, seguiamo con questione della Castelfidardo, Andrea, poi restituirò la linea, il Bordi che si appoggia a Trillini, ancora Bordi con il piatto destro a servire la torre di Bella a terra insieme a Vita, la meglio il difensore del Giulianova che riparte con Degliorio, l'appoggio corto per il numero 4, traccia un'occhiata nel cerchio di centrocampo, il servizio per Silvestri, non c'è nessun compagno di squadra pronto ad accompagnare l'azione offensiva del Giulianova, che dunque subisce la ripartenza solo per un attimo del Castelfidardo. 46esimo nel corso del primo tempo, Giulianova 0, Castelfidardo 0 a 6. Ok, torniamo tra poco da Jacopo per prendere il finale di primo tempo. Intanto segnaliamo un gol, diciamo così, che ci fa piacere da abruzzesi, perché in Serie A c'è il vantaggio del Chievo a Modena contro il Carpi, gol segnato dall'abruzzese e vastese Roberto Inglese. Peraltro è un gol dal sapore particolare per Inglese, perché il gol dell'ex Inglese lo scorso anno era nell'organico, è stato tra i protagonisti della scalata alla Serie A del Carpi di Castori, e ora indossando i panni dell'ex ha segnato la rete che ha portato in vantaggio proprio il Chievo contro il Carpi, sugli sviluppi di un calcio piazzato, colpo di testa a centro area, scegliendo molto bene il tempo dello stacco, e palla alle spalle del portiere del Carpi. Dunque Inglese per il vantaggio del Chievo Verona, del primo gol delle partite del pomeriggio, quello segnato dal giocatore originario di Vasto, come detto. E allora andiamo a Scoppito da Stefano Castellani. Stefano, allora intanto quanto manca alla fine del primo tempo? Ma, siamo al 42esimo del primo tempo e c'è un'azione del Chiedi, però la palla è troppo lunga, c'è stato il numero 9 Ribello che ha cercato di passare al compagno Dos Santos, però è troppo lunga, la palla si è persa sul fondo. Mancano 2 minuti al termine del tempo regolare del primo tempo, il punteggio è sempre fermo sull'1-1, la Minervina ha tutto animo e cuore, sta cercando di riscattarsi dalla sconfitta subita domenica scorsa a Iesi, mentre il Chiedi appare molto nervoso e anche lezioso, non riesce a prendere bene le distanze sulla Minervina, anzi andiamo in quella diretta, c'è stato Di Paolo che ha provato a passare la palla al compagno di Alessandro Domenico, ma si è intervenuto subito Del Grosso e ha liberato questo pericolo per la squadra neroverde. C'è sempre la Minervina in avanti, ma il Chiedi riesce a sbrogliare questo attacco dei giallorossi. Allora Piero Vittorio, come mai questo Chiedi secondo te è molto lezioso, forse sta sottovalutando la partita? Ma realmente il motivo non lo so, nel senso che vedo un Chiedi che poteva magari premere un po' di più dopo il gol del pareggio, e invece c'è una buona Minervina in campo che sta mettendo bene in difficoltà i neroverdi con ottime azioni e trami di gioco al centrocampo, però entrambe le squadre si stanno
giocando bene la partita, e la partita appare veramente equilibrata, senza strazi. C'è stata l'azione più importante, è stata della Miternina, come hai detto bene tu prima, quindi è la grande parata di Uff. Per il resto appare equilibrata la partita per ora. Sì, intanto il Chieri probabilmente giocare due partite di serie con squadre che sulla carta, ma anche avvenendo gli organici, dovrebbe essere superiore, però dopo la vittoria Giovanova non riesce ad avere la meglio di questa Miternina. Adesso c'è stato un colpo di testa del numero 11 del Chieri di Nardo, ma c'è stato Mariani che ha liberato l'aria della Miternina. Quindi, quanto manca, Stefano? Manca un minuto al termine del tempo regolare. Allora guarda, Stefano, possiamo andare fino alla fine del primo tempo se manca un minuto. Sì, ecco, quindi diciamo c'è stato un piccolo calo psicologico, vero Piero, del Nero Verdi? Ma ripeto, è una situazione abbastanza strana, perché forse probabilmente la Miternina che sta mettendo un po' in difficoltà il Chieti, e sta giocando veramente una buona partita, soprattutto nella fase di centrocampo e di costruzione di gioco, e i neroverdi appaiono un po' in difficoltà, però insomma la partita è lunga, vediamo cosa succederà soprattutto nella ripresa, visto che siamo nelle fasi finali del primo tempo, insomma. Grazie Piero Vittorio, addetto stampa dell'ufficio stampa del Chieri. Molto probabilmente la Miternina ha grandi stimoli di giocare contro una squadra blasonata come il Chieri. Ricordiamo che la Miternina è penultima in classifica con 10 punti insieme all'Olimpia Milanese, e spera che il Città di Gioianova non vinga oggi proprio per tenere una debole distanza all'ultimo posto in classifica. Quindi stiamo giocando il 47esimo del secondo tempo, l'arbitro ancora, e proprio in questo momento l'arbitro dà il fischio finale e manda tutte le due squadre a riposo a bere un po' di tè caldo, e così gli allenatori potranno preparare bene i propri giocatori per questo secondo tempo. A voi la linea. Grazie, dunque 1-1 ha scoppito tra Miternina e Chieti, intanto c'è il raddoppio del Chievo contro il Carpi, rete segnata questa volta vediamo un po', abbiamo visto inquadrato Castro, ma aspettiamo ancora prima di dare il marcatore, forse invece Meggiorini, aspettiamo un po' di vedere, sì, Meggiorini ha segnato il gol dello 0-2 e se non ho visto male l'assist di Inglese, se così fosse, gol e assist per il giocatore abruzzese di Meggiorini, dunque il centro dello 0-2, confermo, assist di Inglese e gol di Meggiorini al 14esimo, 1-2 dunque del Chievo a Modena contro il Carpi. Matteo Falzon, Recanati. Sta concludendosi il primo tempo, 30 secondi al 45esimo, il Recanatese sempre avanti 1-0 per effetto della gol di Miani al 28esimo, nel periodo non collegato, doppia occasione per il San Nicolò, la più niti dal 38esimo su un errore di Garcia. Massetti è ripartito in contropiede, ha servito Merlonghi, ha facilitato da una finta di Margarita, Merlonghi è entrato in area, bravissimo Verdicchio in uscita a respingere la conclusione, poi l'azione è sfumata per la formazione di Massimo Epifani. Un minuto dopo invece Merlonghi si è girato dal limite dell'area, ha provato la conclusione con palla di poco alta sopra la traversa. Sono 4 gli ammoniti fino ad ora operati dal direttore di gara Fusco di Brindisi, 3 nella Recanatese, ovvero Cianni, Posillipo e Rapaccini, e 1 nel San Nicolò, Casolla e Posillipo per reciproche scorrettezze. Calcio di punizione ora per la formazione del San Nicolò, mentre proseguono nervi tesi tra Nicolucci e Miani da qualche minuto oramai, mentre siamo già in pieno recupero, 45esimo e 40, da vedere quanto si vorrà recuperare con la formazione del San Nicolò in avanti con Margarita. Margarita è in area di rigore, il pallone per Massetti che vuole andare al cross, fermato da Shongo, alla fine non conquista neanche il calcio d'angolo, sempre si è rimessa dal fondo per la formazione della Recanatese. Siamo già al 46esimo, staremo a vedere se il direttore di gara magari fischierà sul rilancio lungo da parte di Verdicchio. Di fatto non è stato segnalato il recupero, sono 2 minuti di recupero, allora si andrà avanti fino al 47esimo, ancora dunque una quarantina di secondi. Ok, vai fino alla fine Matteo. Ok, recuperato da
Pretara che lo fa scivolare in fallo laterale, la rimessa è sua, il pallone per Micolucci, ultimo tentativo dunque per il San Nicolo di questo per non andare al riposo sotto di una rete, decide ancora il gol di Miani al 28esimo. Donatangelo, il pallone per Mazzetti, Brighi, siamo comunque sulla linea di centrocampo, Margarita prova a servire in profondità per Casolla, fermato da Falco, ancora Margarita fermato dall'intervento del numero 5 Cianni e poi recupera a centrocampo il pallone alla Recatese con Mariani, viene avanti il giocatore con la maglia numero 8, il pallone per Rapaccini sulla l'out di destra, pallone in profondità per Agostinelli, chiude bene Micolucci e poi va al rilancio lungo, appoggia per Pretara, ma sta scadendo anche il secondo minuto di recupero, scade in questo istante e si va a riposo, Recanatese 1, San Nicolò 0, dopo i primi 45 minuti decide il gol di Miani al 28esimo, linea allo studio. Grazie Matteo, ci sentiamo per il secondo tempo, prima di andare a Giulianova un aggiornamento, Matelica 0, Monticelli 1 e ora Jacopo Forcella per il finale di tempo a Giulianova, Jacopo. Sì, Andrea, è finito il primo tempo, già da un paio di minuti, 0-0 tra Giulianova e Castelfidardo, poco da segnalare rispetto al periodo non collegato, fatto salvo un tiro al 42esimo di ancora di Giampaolo che sulla corta respinta della difesa marchigiana si è ritrovato il pallone sul piede destro al limite dell'area di rigore, ha potuto prendere la palla e calcire verso la porta di Chiodini, inquadrando l'incrocio di pali, pallone che si è preso poco alto sopra la traversa del Castello Fidardo. Non è successo nient'altro il primo tempo che va sul punto di parità 0-0 con il Giulianova che purtroppo recrimina per quel calcio di rigore al settimo minuto che avrebbe potuto cambiare le sorti almeno di questa prima frazione. Giulianova 0 per Castelfidardo 0 da Roberto Panini, per il momento è tutto, direttamente con la linea. Grazie anche a Jacopo Forcella. Allora andiamo a vedere la schermata della Serie D, i risultati come si sono delineati nel corso di questo primo tempo. Allora, Amiternina Chieti 1-1 con le reti di Petrone e di Varone per il pareggio del Chieti. Fano Campobasso 0-0, 0-0 anche Folgore Veregra Avezzano, Giulianova Castelfidardo, Isernia Fermana, Jesina San Benedettese 0-1 con il gol segnato da Sabatino, Matelica Monticelli 0-1, Vispesa Ragnonese 0-0, Recanatese San Nicolò 1-0, gol di Miani. Intanto in Serie A importante gol, arriva a Firenze, l'Empoli è in vantaggio con Marco Livaia, dunque un ex interista che potrebbe fare un favore appunto alla sua ex squadra, anche se stiamo vedendo che il gol era viziato da una posizione di fuorigioco, ma è comunque stato convalidato, dunque Empoli avanti a Firenze al 18esimo grazie al gol segnato da Livaia. Questi dunque che vedete sono i risultati finali di primo tempo per la Serie D. La classifica che chiaramente è provvisoria dopo 45 minuti di gioco, possiamo vedere la classifica, lo abbiamo già detto in precedenza, la Samba al momento sta facendo il vuoto, soprattutto dopo che il San Nicolò e il Matelica sono andate sotto nel punteggio nella parte finale del primo tempo, dunque Samb 31 punti, San Nicolò e Fano 22 punti, Matelica 21 punti, poi 19 punti per Monticelli e Folgore Veregra, 18 per Chieti e Jesina, 17 per Castelfidardo, Avezzano e Isernia, 16 punti per Fermana e Campobasso, 15 per la Recanatese, 12 per la Vispesaro, 11 per Agnonese e Miternina, 9 per il Giulianova. Intanto in Serie A un altro gol lo ha segnato il Palermo a Roma contro la Lazio, dunque 1-0 per il Palermo. Vediamo anche la schermata della Serie A prima di andare in pubblicità con i gol del pomeriggio che sono quelli del Chievo in casa del Carpi, Inglese e Meggiorini. Poi il vantaggio del Palermo a Roma contro la Lazio e anche il vantaggio dell'Empoli a Firenze grazie al gol segnato da Marco Livaia. Allora direi, intanto vi dico che il gol del Palermo è stato segnato da Goldaniga, difensore che anche gli anni scorsi aveva
dimostrato di avere un certo feeling con il gol, gol ne ha fatti con la maglia del Pisa in Lega Pro, con la maglia del Perugia in Serie B lo scorso anno, segnò anche contro il Pescara nella gara di playoff, poi vinta in rimonta dal Pescara di Oddo. Oggi ha portato in vantaggio il Palermo con un destro secco dal limite dell'area di rigore. Nulla da fare per Marchetti. E allora, con questo aggiornamento e dicendovi anche che nelle due gare di Lega Pro non si è ancora segnato, Lupa Roma, Carrarese e Pistoiese ancora sono sullo 0-0, noi andiamo a fermarci, pubblicità, poi rientriamo per i secondi tempi di Serie D. Eccoci rientrati, ci sono già degli aggiornamenti da dare. Ecco, vedete in sovrimpressione il risultato clamoroso, soprattutto per i riflessi di classifica. L'Empoli ha raddoppiato a Firenze con un gran gol di Marcel Buchel, e quindi Fiorentina 0, Empoli 2, strada assolutamente in salita per la Fiorentina di Paolo Sousa. Mentre in Serie D purtroppo l'Avezzano è sotto di un gol a Montegranaro, Veregra 1, Avezzano 0. Questi gli aggiornamenti che vediamo proprio alla ripresa, insomma, della nostra trasmissione diretta stadio. Però prima di ritornare in cronaca, come sempre facciamo un passo indietro e ci dedichiamo anche a quanto accaduto nelle 24 ore precedenti. A fine trasmissione vedremo anche la rassegna stampa e i servizi relativi a L'Aquila e Virtus Lanciano, ma partiamo dal Teramo. Così i quotidiani trattano la sconfitta di ieri, maturata in extremis a Rimini. Il Teramo cade all'ultimo assalto, non basta la carica di Campitelli, a Rimini arriva il secondo KO di fila, scontri prima della gara, 3 arrestati, 19 denunciati, scontri che ci sono stati davanti ad un bar ritrovo della tifoseria riminese, insomma ci sono stati scontri con la tifoseria biancorossa in trasferta. Le pagelle, sufficienze per la difesa, 5 per i due interni di centrocampo, Amadio e Cenciarelli, 5 anche per Moreo e Paolucci, dunque dalla cintola in su il Teramo ha deluso secondo le pagelle del centro. Le dichiarazioni del dopopartita, Vivarini: una sconfitta che sa di beffa, anche il pareggio ci sarebbe stato stretto per le occasioni create, dice il tecnico di Ari. Il Messaggero: Teramo che beffa, il Rimini passa al 95esimo, i biancorossi dominano e sprecano per tutto l'arco del match, le noci agguanta il pari, allo scadere un errore fatale della difesa, prodigiose parate del portiere romagnolo e mira imprecisa delle punte abruzzesi. E poi Vivarini: che peccato, scontri tra i tifosi. Questo scrive il Messaggero. Andiamo a vedere anche la città. Teramo KO beffa, il Rimini vince al 95esimo, biancorossi sconfitti in trasferta in pieno recupero, inutile il gol del pareggio di Giuseppe Lenoci, un momentaccio, scrive la città, secondo scivolone consecutivo dopo quello nel derby contro l'Aquila. La squadra di Vivarini gioca un buon primo tempo ma non sfrutta le occasioni, la classifica rimane preoccupante, diavolo sempre in zona play-out. E poi tafferugli tra tifosi prima della partita. In basso leggiamo anche le dichiarazioni del tecnico Vivarini: che salva la prestazione, puniti dagli episodi sfavorevoli, il problema principale in questo momento è la mancanza di gol, mentre purtroppo continuiamo a subirne. E allora andiamo a vedere il servizio confezionato dal nostro Paolo Renzetti, che ieri appunto era inviato allo stadio Neri di Rimini. Rimini batte Teramo 2-1.
Alla vigilia della trasferta in terra di Romagna, il presidente Luciano Campitelli aveva chiesto i 3 punti ai suoi ragazzi. Al Romeo Neri invece è arrivata un'altra sconfitta dopo quella del Fattori dell'Aquila, per certi versi rocambolesca e che mette nei guai i biancorossi scivolati ora in zona pericolo. L'avvio di gara dei ragazzi di Vincenzo Vivarini, che cercano subito di imprimere un ritmo importante al match. Fra i più attivi Petrella e Paolucci. Al 17esimo abruzzesi vicini al vantaggio con Dorazio, che su una punizione calciata da Amadio in area mette di poco al lato. Passa un minuto il ragazzo nell'area abruzzese, cerca il varco giusto trovando una deviazione della difesa biancorossa. Sugli sviluppi del calcio d'angolo arriva poi il colpo di testa di Di Maio, che incorna però di poco al lato. Al 21esimo discesa sulla sinistra di Cecchini per il Teramo, che crossa per Petrella, che al volo alza incredibilmente sopra la traversa. Al 23esimo tocca anche a Stefano Moreo, che spizzica il pallone di testa in area romagnola, mancando però lo specchio della porta. Al 36esimo si rivede la squadra di Brevi con il mobilissimo ragazzo che in area teramana da posizione defilata chiama però Tonti alla respinta in calcio d'angolo. Il portiere teramano deve poi ripetersi al 41esimo su una conclusione velenosa di Di Maio, che non riesce però a dare potenza al suo tiro. Nella ripresa il Teramo parte all'attacco, ma a sorpresa al terzo il neo entrato del Rimini Lisi gela le velleità aprutine andando a realizzare il gol del vantaggio per la formazione di casa. Partita che si mette in salita con i ragazzi di Vivarini costretti a spostare il baricentro del gioco ancora più avanti, anche se al 12esimo Bifulco si divora il 2-0 tutto solo dalle parti del portiere Tonti. Vivarini tenta il tutto per tutto e manda in campo Di Paolo Antonio e Da Silva al posto di Paolucci e Cecchini. Al 22esimo c'è un brivido in area romagnola con gli avanti che non riescono ad intervenire. Al 23esimo invece Pedrelli con un missile dai 25 metri a chiamare Tonti al salvataggio in corner. Il Teramo sbuffa, soffre e rischia, anche se al 37esimo Pedrella in contropiede chiama alla respinta con i piedi Anacoura pochi secondi prima del pareggio biancorosso griffato da Giuseppe Lenoci, che su punizione dai 25 metri mette la palla all'angolino dove il portiere riminese non riesce ad arrivare. Ma il veleno sta nella coda, perché il Teramo, dopo aver provato a vincere la gara, al 49esimo subisce il gol del 2-1 con l'altro neo entrato Polidori, che con un tiro violentissimo realizza la rete che regala alla sua squadra i 3 punti. Per il Teramo ora è davvero buio pesto. Allora, arriva un altro gol in Serie A, lo segna l'Udinese contro la Sampdoria. Udinese 1, Sampdoria 0, Badu per la rete dei bianconeri, gol segnato al 35esimo con una bella incursione centrale, poi tiro violento dalla corta distanza, con la palla che coglie la parte interna della traversa e si insacca. Intanto vi diciamo anche che la rete del vantaggio della Folgore Veregra sull'Avezzano è stata segnata dal solito Pedalino al 41esimo, mentre la rete del Monticelli che vince a Matelica è stata segnata da Margarita, non chiaramente il Margarita che conosciamo bene in Abruzzo e che milita nel San Nicolò, ma Margarita che qualcuno comunque ricorderà nella Virtus Lanciano di Gautieri, quella che conquistò la storica promozione in Serie B. Possiamo tornare sui campi, andiamo per circa 3 minuti a scoppito da Stefano Castellani per Amiternina Chieti. Sì, 10° minuto del secondo tempo a Amiternina. Pronto? Sì, pronto? Allora Stefano, allora, puoi proseguire, però dico a Maurizio Da Qui subito di collegarci con Giulianova, perché il Castelfidardo è in vantaggio a Giulianova. Quindi vai Stefano, ti interrompiamo appena abbiamo Jacopo. 10° minuto del secondo tempo, il punteggio è sempre fermo sullo 1-1 tra la Amiternina e il Chieticalcio, ma in questo secondo tempo il Chieti è entrato con un piglio diverso, si sta diventando sempre più minacciosa verso la porta giallorossa. E attenzione, c'è un'azione pericolosa della Amiternina, ma Diouf riesce a prendere la palla e a togliere le castagne del fuoco per le Chieti. Ok, Stefano, Stefano sì, resta in linea, prendiamo l'aggiornamento a Giulianova e torniamo da te. Jacopo.
Sì Andrea, ottavo minuto nel corso a ripresa, purtroppo è cambiato il risultato qui allo stadio Ruben Spadini, è passato in il gol all'assetto della ripresa realizzato dal numero 9 Minella, ma è un secondo tempo in cui sta accadendo davvero di tutto con il Giulianova che ha si è divorato due nitide occasioni, una per l'1-0 al secondo minuto con Silvestri che da solo davanti a Chiellini ha appoggiato debolmente verso il portiere ospite, poi il gol subito, un tiro di Trillini respinto da Orsini che ha fatto quello che ha potuto, poi però non ha potuto nulla sulla respinta che ha liberato di fatto involontariamente Minella, da verificare la posizione del numero 9, qualche dubbio, ma non nessuna segnalazione da parte del primo assistente Marco Di Bello di Barletta. E pochi istanti fa, proprio dopo aver subito l'1-0, il Giulianova ha avuto un'altra grossissima opportunità con Di Stefano lanciato da solo contro Chiodini, si è perso in un tentativo di dribbling, poi ci ha ripensato, poi ha tirato, insomma ha perso tanto tempo e Chiodini gli ha sbarrato la strada. Insomma il Giulianova non sta giocando male, le occasioni le ha create di più rispetto al Castelfidardo, sta di fatto che la dura legge del calcio è che se non segni e poi gol lo prendi, come in queste circostanze sei sotto, e in questo momento il Giulianova è sotto contro il Castelfidardo quando i minuti nel corso del secondo tempo sono 10. Giulianova 0 Castelfidardo 1, il gol lo ripetiamo al minuto 51 realizzato da Minella. Per il momento dalla Fatina è tutto, per chi la linea. Ok, allora possiamo tornare da Stefano Castellani, un paio di minuti per te Stefano. Sì, 14esimo del secondo tempo, il punteggio è sempre fermo sull'1 a 1 tra Milanina e Chieti. Posso dire due azioni, anzi una e mezza possiamo dire in questo secondo tempo. L'azione più pericolosa è stata proprio dopo un cross di Del Grosso al secondo minuto, che ha trovato in aria giallorossa Marrone che di piatto ha girato di poco alto sulla traversa, e poi al quinto, dopo tre minuti, il cross di Marco Tullio che è diventato da un cross è diventato un tiro ed è uscito dall'area piccola di Uff che di pugni ha tolto la palla dall'area grande. E come dicevo prima, il primo di essere rotto da Giulianova, Chieti sta giocando in questo secondo tempo una partita diversa, c'è un piglio diverso, molto probabilmente nel spogliatoio mister Ronge si è fatto sentire e i giocatori l'hanno ascoltato bene, che lo vediamo molto più aggressivo e molto più agguerrito per cercare di portarsi in vantaggio. Ecco, Piero Vittorio ha detto stampa del Chieti, in questo secondo tempo il Chieti sembra un piglio diverso. Sì, sembra comunque un buon Chieti, ha avuto una bella fiammata al secondo minuto con Barone che su cross del Grosso ha sfiorato la rete. Adesso siamo in una fase di nuovo equilibrata perché la Minternina sembra aver preso le misure, però insomma è un buon Chieti rispetto al primo tempo, sembra essere rientrato in campo con un'altra mentalità. Bene, ringraziamo Piero Vittorio, ricordo il punteggio, Minternina 1, Chieti 1, a voi la linea. Grazie a Stefano Castellani. Andiamo a fare un po' il giro delle schermate perché insomma i gol ne sono arrivati negli ultimi minuti, quindi ripartiamo dalla Serie A. Vediamo la situazione quando mancano 4-5 minuti alla fine dei primi tempi. Atalanta-Torino 0-0, Carpi-Chievo-Verona 0-2 con le reti di Inglese e Meggiorini, Fiorentina-Empoli 0-2 in gol Livaia e Büchel, Genoa-Sassuolo 0-0, poi Lazio-Palermo 0-1 con una rete di Goldaniga per il Palermo, anche se la Lazio negli ultimi minuti ha sfiorato a ripetizione il gol del pareggio, e poi l'ultimo gol arrivato in ordine cronologico, quello dell'Udinese contro la Sampdoria, gol di Badu, un gol che sta mandando di traverso l'esordio di Vincenzo Montella sulla panchina della Sampdoria. Intanto a Marazzi ci sono due espulsioni, una per parte per Genoa e Sassuolo.
Perché vedo che sta lasciando il campo Berardi, dunque probabilmente è stato espulso Berardi, e sto vedendo che anche Perotti sta lasciando il campo, dunque doppio cartellino rosso sventolato a Marassi. Genoa e Sassuolo sono in 10 uomini. Probabilmente ci sono state delle scaramucce reciproche. Ora qui stiamo rivedendo un po' quanto accaduto. Sicuramente espulso Berardi, probabilmente è stato espulso anche Perotti nel Genoa. Sì, confermiamo, espulso anche Perotti. Dunque 10 contro 10 sono Genoa e Sassuolo. Possiamo ritornare dunque alle schermate, in particolare la Lega Pro, dove però non è accaduto finora nulla di rilevante. In prossimità dell'intervallo sono ancora ferme sullo 0-0 sia Lupa Roma Carrarese, che si gioca ad Aprilia, che è lo stadio appunto dove la Lupa gioca le gare interne, il quinto Ricci di Aprilia, e poi Pistoiese Ancona 0-0 allo stadio Marcello Melani di Pistoia. Andiamo, ecco, forse c'è Matteo Falzoni in collegamento? Allora c'è il raddoppio purtroppo della Recanatese. Matteo? Sì, ho 11 minuti nel secondo tempo, ma 11 minuti dove praticamente scoppiettanti, è successo di tutto, perché la Recanatese ha raddoppiato, ma gioca in 10 uomini per l'espulsione di Rapaccini. Andiamo per ordine: dopo un minuto e 10 secondi nel corso della ripresa, bella iniziativa di Mariani, che è entrato in aria, è stato steso da Petronio, calcio di rigore senza attenuanti dagli 11 metri, ha trasformato impeccabilmente Miani per la doppietta personale. Poi qualche istante dopo Rapaccini, fallo, doppio cartellino giallo, è stato ammonito nel primo tempo e cartellino rosso. Il San Nicolo ci ha provato al sesto e all'ottavo con due punizioni, una di Margarita che ha sfilato il palo alla destra di Verdicchio e si è terminato sul fondo, all'ottavo una punizione dalla distanza di Merlonghi, Verdicchio ha respinto e Falco ha anticipato salvando una rete quasi certa De Giglio appena entrato in area, mettendo in calcio d'angolo. Ora calcio d'angolo a favore della Recanatese, doppia sostituzione per mister Epifani, che ha mandato in campo Forgione e De Giglio al posto di Casolla e Massetti. San Nicolò che ora spinge alla ricerca almeno del gol del 2-1, sfruttando la superiorità numerica, prova con Forgione, il pallone dentro per De Giglio. De Giglio entra in aria, contatto in aria, l'arbitro lascia proseguire e sarà rimessa dal fondo a favore della compagine della Recanatese. 12 minuti e 40 nel corso del secondo tempo, Recanatese 2, San Nicolò 0, doppietta di Miani al 28esimo del primo tempo e al secondo minuto della ripresa su calcio di rigore. Linea allo studio. Decisamente questa non ci voleva per il San Nicolò, che dunque vede complicarsi la partita. Peraltro paradossalmente due domeniche fa il San Nicolò perse a Montegranaro contro la Folgore 2-0, contro una Folgore ridotta in 10 uomini, addirittura in quel caso sullo 0-0 il San Nicolò sprecò anche un calcio di rigore quando si era sullo 0-0 e poi ci fu la vittoria della Folgore in inferiorità numerica. Ora con qualche dinamica diversa, ma il San Nicolò ancora nelle Marche, sotto di due gol e la squadra avversaria è in 10 uomini. C'è ancora del tempo, vediamo se la squadra di Epifani troverà modo di far partire una rimonta anche sulla scorta di questa superiorità numerica, oppure se la Recanatese di Meco Monaco porterà a casa questo prezioso risultato. Stavamo vedendo dunque la schermata della Serie D, ci stiamo per ricollegare con il Fadini di Giulianova. Ecco dunque la Serie D: Fano Campobasso 0-0, Mitilene Chieti sempre 1-1, Folgore Avezzano 1-0 come detto gol di Pedalino, Giulianova Castelfidardo 0-1, Isernia Fermana 0-0, la Samb conduce ancora Iesi per 1-0, idem il Monticelli sul campo del Matelica, 0-0 tra Vispesaro e Agnonese e, come detto, la Recanatese avanti 2-0 sul San Nicolò. 3 minuti per Jacopo Forcella, Giulianova sotto Alfadini contro il Castelfidardo. Jacopo. Io Andrea, 17esimo nel corso della ripresa, sempre dando il vantaggio per 1-0, ma attenzione adesso la Giulianova con Giampaolo messo giù da un giocatore da Capparuscia in maniera regolare, però secondo l'arbitro dell'incontro Davide Moriconi ha protestato il cuore di Giulianova, non
voluto sentire l'arbitro dell'incontro, attenzione che si è svegliato dall'altra parte con le Trillini, dove si appoggia a un compagno di squadra, allontana vita, ma c'è la posizione di fuori gioco. A parte del numero 20, Balloni è entrato nel corso della ripresa al minuto 12, al posto del numero 8 Ferri, il primo cambio della gara, ha tra poco altre due sostituzioni, una per parte, una nel Castelfidardo e una nel Giulianova, tra poco diremo di chi si tratta, ecco perché viene comandata proprio adesso la sostituzione in casa Giulianova, fuori con il numero 7 Emili, con il numero 14 Mastrelli. Questo è il primo cambio ordinato da Francesco Giacchini, dunque fuori Emili, dentro Mastrelli, risponde subito Bolzan, fuori Campana con il numero 4, dentro con il numero 14 Pacchiocchi. Questo è il cambio invece di Bolzan, dunque fuori Campana per Pacchiocchi, Emili dentro Mastrelli per il Giulianova, che adesso subisce di un calcio di punizione di cui si incarica l'estremo difensore Ursini, nel rilancio lungo verso di Stefano Scavalcato, pallone ancora per la formazione marchigiana che si distende, lo fa con l'autore del gol, il numero 9 Miella, messo a terra in maniera regolare da Sborgia, quindi che guadagna una rimessa laterale. Sborgia sul punto di battuta è costretto però ad andare indietro dalle parti di Vita, il dialogo tra i due, Vita può andare al rilancio lungo a cercare di servire di Stefano, il pallone che però non passa, Vita deve ricominciare da dietro appoggiandosi al capitano della formazione giallorossa, ovvero Edoardo Ferrante, traccia Silvestri, traccia Silvestri che in apertura di secondo tempo, come abbiamo già raccontato, ha avuto un'occasione da gol colossale per portare in vantaggio il Giulianova prima che in vantaggio ci passasse il Castelfidardo, ma ancora la formazione di Giorgini che prova ad attaccare con degli orecchi, converge sul piede sinistro, il tiro ribattuto, riparte il Castelfidardo, lo fa con Trillini, un'occhiata in avanti, poi costretto a tornare indietro dalle parti di Dallariva. Il servizio di Federico, ancora Trillini, forse controlla il pallone con un braccio, ma in maniera del tutto involontaria, diceva, e poi sbaglia l'appoggio dall'arriva, la rimessa per il Giulianova, San Paolo per straccia, ancora una volta però perde il pallone del Giulianova con Piggini che recupera, ma solo per un attimo, tantissimi errori da una parte e dall'altra, grandissima confusione adesso sul terreno di gioco con il Giulianova che vede assottigliarsi il tempo a disposizione per provare a riprendere questa partita che sta perdendo, possiamo dirlo in maniera, per quanto posso vedere sul terreno di gioco, assolutamente immeritata, perché ha avuto più di un'opportunità per passare in vantaggio e anche per pareggiarla la partita. Grande chiusura adesso da parte di del numero 3 Sborgia, un'occasione potenziale di Stefano, appoggia malissimo su Mastrelli, pallone fuori, ventesimo nel corso della ripresa, sono scaduti i 3 minuti, 3 tutta la linea con il Castelfidardo sempre in vantaggio, il vantaggio per 1-0 qui al Rubens Fadini di Giulianova. Grazie Jacopo, intanto ci arriva la segnalazione del gol del vantaggio del Chieti, ha scoppito dunque il tempo di approntare il collegamento con Stefano Castellani per avere ulteriori dettagli sul vantaggio della squadra di Donato Ronci, che dunque ha sovvertito il punteggio, ha ribaltato per meglio dire il punteggio che aveva visto la Miternina dunque passare in vantaggio in apertura con Petrone, poi il gol di Varone, ed ora andiamo ad ascoltare cosa è accaduto pochi istanti fa. Stefano Castellani. Sì, il Chiedi è in vantaggio, siamo arrivati al 25esimo, ma due minuti fa il Chiedi si è portato in vantaggio al 22esimo grazie a un gol di Dos Santos che ha sfruttato al meglio il passaggio di De Grosso che aveva conquistato la palla dopo la respinta del portiere Schina, che aveva fatto una bella parata sul tiro da 20 metri, una bella staffilata di Varroni, aveva respinto ma la palla era finita nei piedi fuori area di De Grosso, che ha rimesso subito la palla in mezzo all'area con bel cross, e Dos Santos si è fatto trovare pronto e ha insaccato il portiere Schina ex Chieri, proprio portando in vantaggio 2-1 i neroverdi. E come avevamo già detto nei precedenti collegamenti, in questo secondo tempo il Chieti è entrato con un piglio diverso e si è visto, infatti ha creato diverse occasioni, anche se la Miternina deve tirare le orecchie a De Matteis, perché al 14esimo su cross di Marco Tullio in aria ha completamente lisciato la palla De Matteis, e quindi è una chiara occasione di portarsi in vantaggio, e come si dice
come si dice nel proverbio, gol mangiato, gol subito, dopo quello l'azione mangiata da De Matteis, uno dei giocatori che quest'anno sta un po' deludendo la Minervina, c'è stato il gol di Dos Santos, quindi che possiamo dire è meritato per Chieti questo secondo gol? Ma il Chieti stava pressando molto indubbiamente, poi c'è stata questa bella azione di Varone che ha tirato in porta e il portiere ha respinto e Di Nardo è stato prontissimo a mettere una gran palla al centro e Dos Santos ha dovuto praticamente solo spingerla di testa in rete, quindi gol meritato. Adesso vediamo se la Minervina reagirà, ma comunque insomma sì, il Chieti era entrato in campo, come hai detto tu, con un altro figlio e si sta vedendo insomma. Bene, bene, ringraziamo Piero Vittorio, l'ha detto stampa del Chieti. Ricordiamo il punteggio, adesso vede il Chieti in vantaggio per 2-1 in casa alla comunale di Scoppito sulla Minervina. Intanto vi ricordo che ci sono state le sostituzioni. Scusami Stefano, chiedo a Maurizio da qui di andare subito a Giulianova perché c'è il pareggio del Giulianova. Puoi andare a concludere Stefano. Bene, vi ricordo il punteggio 2-1 per la Minervina, il Chieti ha sostituito Scinto con Evatia e poi è entrato in Bocchino al posto di Bustamante. A voi la linea. Grazie, grazie. Dunque pari del Giulianova, quindi Jacopo. Sì Andrea, è cambiato il punteggio qui al Fadini di Giulianova, il Giulianova ha raggiunto la parità qualche istante fa grazie al neo entrato Mattrilli che ci ha messo 4 minuti per trovare la via della rete, ma tantissimo del merito va al numero 10 Giampaolo che praticamente ha preso palla alla porta, azione personale, percussione, si è portato via due difensori, poi ha messo al centro pallone basso, il velo a centro area di Di Stefano e sul secondo palo ha raccolto proprio il neo entrato Mattrilli che ha buttato la porta, pallone anche la conclusione anche deviata, ha battuto Chiodini, dunque 1-1 per raggiungere il pareggio, la formazione di Francesco Giorgini che adesso ha 21 minuti più recupero per provare a vincerla, questa partita che si era complicata tantissimo, ma evidentemente la carta Mattrilli è stata una carta giusta da giocarsi in corso d'opera, ha trovato un passo nella propria partita Francesco Giorgini. Dunque il punteggio vede adesso il Giulianova in punteggio di parità 1-1 contro il Castelfidardo al gol di Minella, adesso la ripresa pareggiato, Mattrilli al 22-2 per te. Grazie, grazie Jacopo. Allora, si sta segnando tanto in Serie D, andiamo a vedere la schermata della D e poi vediamo anche i finali di primo tempo della Serie A. Allora, lo vedete, il Fano poco fa ha sbloccato la situazione contro il campo basso per effetto di un calcio di rigore che è stato trasformato dal solito Andrea Sivilla. Dunque 1-0 per il Fano, l'intervento del il giudicato irregolare di Ferrani dunque su Gucci, così riportano le cronache, rigore concesso e gol segnato da Andrea Sivilla. Il Chieti ha ribaltato il risultato, ha Scoppito 1-2 dunque tra Minervina e Chieti, reti di Petrone, Varone e Dos Santos nella ripresa per il vantaggio del Chieti. Giulianova, Castelfidardo 1-1, dunque poco fa la risposta di Mastrilli al gol di Minella e il Giulianova ha acciuffato dunque la parità. Isernia Fermana, proprio in questo momento 1-0 per l'Isernia. Proprio in questo momento vediamo l'aggiornamento in tempo reale, Isernia in vantaggio sulla Fermana. Poi Jesina San Benedettese 0-1, sta decidendo sempre il gol segnato da Sabatino nel primo tempo. Ecco intanto la schermata aggiornata con il gol dell'Isernia. Matelica Monticelli, ecco un altro aggiornamento, raddoppio del Monticelli, 2-0 sul campo del Matelica. Poi Vispesaro, Agnonese, siamo sempre sullo 0-0 e Recanatese San Nicolò, siamo sempre sul 2-0 per effetto del gol segnato da Miani. Ma in tempo reale vi do un ulteriore aggiornamento,
Pesaro non è più 0-0 bensì 0-1 perché l'Agnonese si è portata in vantaggio al 23esimo della ripresa con Tommaso Marolda, quindi Vis Pesaro 0, Olimpia Agnonese 1, gol di Marolda. Stanno fioccando i gol in questo frangente, quindi questa è la classifica con la San Benettese che non ha più 9 punti di vantaggio sulla seconda, bensì 7 per via del gol segnato dal Fano con Sivilla appunto su calcio di rigore. Poi San Nicolo 22, Materica 21, sale la Folgore Veregra, arriva al quarto posto insieme con il Materica, sale anche il Chieti a quota 20 punti dopo il gol di Dos Santos, salgono anche Monticelli e Isernia a quota 19, poi Jesina 18, Castelfidardo 17, Avezzano che continua a scendere, 16 punti per la squadra di Lucarelli, e poi vediamo in basso, purtroppo chiudono la graduatoria Amiternina e Giulianova, due squadre che avrebbero tanto bisogno di punti. Giulianova sta tentando la rimonta contro il Castelfidardo, l'Amiternina è andata sotto contro il Chieti. Allora andiamo a vedere ora la schermata della Serie A con i finali di primo tempo. Nel frattempo approntiamo il collegamento con Matteo Falzon da Recanati per un ulteriore aggiornamento dal Tubaldi per Recanatese San Nicolò. Allora, Atalanta-Torino 0-0, ma il Torino ha colpito un palo sul finire di frazione. Poi Carpi-Chievo 0-2, sempre con le reti di Inglese e Meggiorini. Fiorentina-Empoli 0-2, con le reti di Livaia e Büchel. Genoa-Sassuolo 0-0, le due squadre in 10 uomini. Poi Lazio-Palermo 0-1, gol di Goldaniga. Udinese-Sampdoria 1-0 con la rete segnata da Badu al 35esimo. Andiamo anche qui a dare uno sguardo alla classifica, una classifica che al momento vede in testa il Napoli con una gara in più rispetto all'Inter, la Roma ha anch'essa 27 punti, la Fiorentina con questo risultato che sta maturando al Franchi resterebbe anch'essa a quota 27 punti, dunque solo l'Inter questa sera potrebbe controsorpassare il Napoli e andare in testa da sola al campionato di Serie A. Poi Sassuolo 23 punti, Juventus 21, Milan 20, via via tutte le altre. Nella parte bassa della classifica si farebbe durissima per Verona e Carpi che hanno 6 punti e la salvezza, stando così le cose, sarebbe davvero molto molto complicata. Il Verona resterà sicuramente a 6 punti, il Carpi ha un tempo a disposizione per rimettere in piedi una gara, quella contro il Chievo, che sembra al momento compromessa. Allora, questi gli aggiornamenti per quanto riguarda la Serie A. Possiamo andare a Recanati da Matteo Falzon per un paio di minuti per Recanatese San Nicolò. 28 minuti nel corso del secondo tempo, sempre 2-0 a favore della Recanatese. Nel periodo non collegato da segnalare, un'occasione al 19esimo per il San Nicolò che sta spingendo con un lancio dalle retrovie. Merlonghi è entrato in area, ha saltato un avversario in velocità, ma al momento della conclusione è stato chiuso ancora dall'ottimo Verdicchio che si è disimpegnato bene anche qualche istante fa su D'Egidio. D'Egidio sicuramente molto attivo al pari di Forgione da quando è entrato in campo. Ora il colpo di testa e il gol! Il gol da parte del San Nicolò con Rapino sugli sviluppi del calcio d'angolo, prima marcatura stagionale per Rapino, calcio d'angolo svettato in piena area, messa alle spalle di Verdicchio, dunque Recanatese 2, San Nicolò 1, la rete di Rapino al 29esimo del secondo tempo, un calcio d'angolo e Rapino come detto svettato, mettendo alle spalle del portiere della Recanatese. Pronto un terzo cambio per il San Nicolò, entrerà Lazzarini. Vediamo un po' al posto di chi, il numero 20 è Lazzarini, però non sappiamo al posto di chi San Nicolò che opererà. Ora il San Nicolò tenta il tutto per tutto, Matteo.
Sì, e infatti esce Nicolucci, dunque un attaccante per un difensore. Nicolucci esce ed entra Lazzarini al 29esimo del secondo tempo, dunque si va a rinforzare il reparto d'attacco con l'ingresso di Lazzarini ed esce Nicolucci. Dunque 2-1 il punteggio per la Recanatese sul San Nicolò che sta spingendo anche per l'isolità numerica della Recanatese. Bene, bene Matteo, dunque il San Nicolò ha accorciato le distanze, ora torneremo a collegarci con Scoppito da Stefano Castellani e poi successivamente con Jacopo Forcella a Giulianova, ma questo è un gol che regala speranze per questi ultimi minuti per il San Nicolò che è in 11 contro 10, perché ricordiamo che la Recanatese è in 10 uomini per via dell'espulsione per somma di ammonizione di Rapaccini, quindi il San Nicolò ora ha accorciato le distanze con il primo gol in campionato di Alessandro Rapino, il difensore centrale ex Chieti, e a questo punto può sperare il San Nicolò di quantomeno acciuffare un punto al Tubaldi in una gara che sembrava compromessa. Torniamo a Scoppito dunque per circa 3 minuti da Stefano Castellani a Miternina. Chieti, c'è un rigore per la Miternina, 35esimo rigore da Miternina che poi dopo i minuti precedenti che cercava di trovare il pareggio visto che è in svantaggio per 2-1 in casa contro il Chieti, Terriaca ha conquistato palla, è entrato in area e c'è stato un difensore del Chieti che ha colpito la palla con la mano, non si sa se è stato involontario o no, ma l'arbitro ha dato il rigore e c'è Torbidone che si prepara a calciare il rigore. Stiamo aspettando che tira il calcio di rigore Torbidone, lo sta adesso fisco dell'arbitro, tiro Torbidone e pala, Diouf pala, ma c'è il gol perché c'è la respinta di Diouf, ma c'è il gol di testa di Torbidone, De Matteis, allora ricapitolando, scusate un po' di confusione, c'è stato il calcio di rigore tirato da Torbidone, respinta di Uff che è stato bravo a respingere e la palla si è alzata, De Matteis di testa che fino a questo momento era stato evanescente, di testa ha insaccato e ha pareggiato 2-2. Bene, vediamo a me un po' affranto Piero Vittorio del Chieti, purtroppo il Chieti c'è stata questa disattenzione, ancora una partita delle disattenzioni questo. Ma più che una disattenzione è stata una gran parata di Diouf, poi la palla si è impennata in maniera strana e il rigore è stato, purtroppo c'è stato un fallo di mano, quindi insomma adesso addirittura adesso un'altra grande prodezza di Diouf e proprio siamo in diretta che scusami un grande miracolo. Allora Stefano resta in linea, andiamo un attimo a Giulianova perché c'è un aggiornamento. Jacopo. Sì Andrea, è cambiato il risultato quando i minuti sul terreno di gioco, adesso sono 35, Giulianova è passato in vantaggio 2-1, gol realizzato da Giampaolo che si è insinuato in area di rigore, poi con il destro ha battuto Chiodini e dunque sorpasso completato da parte della formazione di Francesco Giorgini che adesso è in vantaggio per una rete per 2-1 quando mancano 9 minuti più recupero al termine della gara, ma davvero protagonista questo ragazzo Giampaolo che dopo aver sbagliato il calcio di rigore nel primo tempo ha avuto la forza psicologica di rientrare in campo con una verve, con una voglia davvero difficile da riscontrare, adesso è andato a prendersi anche il cartellino giallo perché si è tolto la maglia, ma davvero grandissimo risultato al gol del 2-1. Bene, allora Jacopo, resta collegato, chiudiamo il collegamento con Scoppito e poi andiamo per altri dettagli da te. Allora, Stefano Castellani. Sì, allora il punteggio, è, come abbiamo detto, è in parità 2-2, partita veramente strana che sta vivendo di vari lampi, perché i vari lampi dovuti alle grandi disattenzioni delle difese che questi 4 gol, 2 per parte, sono arrivate proprio per grandi disattenzioni avversarie. Delle disattenzioni e quindi il punteggio è fermo sul 2-2. Ricordiamo il gol della Miternina, c'è stato un po' di frenesia nel descrivo precedentemente, c'è stato Scippol che ha messo la palla in mezzo, un giocatore del Chieti ha toccato la palla di mano
e l'arbitro ha dato il rigore che è stato calciato da Torbidone e Diouf ha realizzato una bellissima parata, però la palla nella corta di spinta è stato un tapin vincente di De Matteis di testa che ha insaccato e non ha potuto fare niente. Poi Diouf si è replicato ancora con un altro miracolo al 39esimo respingendo un tiro a volo di D'Alessandris effettuando una bellissima parata. Piero Vittorio del Chieri Calcio, possiamo dire di Uff, bravissimo portiere, ha fatto delle bellissime parate, ma se ci sono disattenzioni in difesa nulla può. Purtroppo è andata proprio così, nel senso che il rigore è stata un'ingenuità e Diouf ha fatto una gran parata indubbiamente, poi ha salvato anche un altro gran tiro poco dopo sulla conclusione di D'Alessandris, è stato bravissimo a deviare in angolo, però ripeto è una partita strana, hai detto bene, è una partita molto strana, combattutissima, 4 gol finora, vediamo come andrà a finire insomma. Bene, ringraziamo okay. Il collega. Adesso è stato ammonito Petrone e non capiamo come, perché ha protestato, però protestava per un fallo subito dal suo compagno, D'Alessandris, che si era involato sulla fascia sinistra ed era stato atterrato dal numero 5 Sbardella. Per l'arbitro tutto regolare, ma si è visto proprio che c'era stata una spina di Sbardella. L'arbitro tutto regolare, Petrone che è un po' nervoso ha protestato troppo vivacemente e l'arbitro l'ha munito. Quindi vi do il punteggio, siamo arrivati al 40esimo, Chieti 2, Amidapina 2, poi la linea. Bene, bene, grazie a Stefano Castellani. Allora, Genoa in vantaggio sul Sassuolo, al sesto della ripresa, gol di Rincon. E poi in Serie D segnaliamo, tra le altre cose, il raddoppio della San Benedettese a Iesi, gol al 79esimo di Pezzotti. Peraltro da diversi minuti la Iesina è in 9 uomini perché sono stati espulsi prima Fatica per doppio giallo e poi Calcina. Dunque 2 difensori espulsi, Iesina in 9 che crolla per la seconda volta per effetto della rete segnata da Pezzotti. Dunque gara sostanzialmente in ghiaccio per la San Benedettese. Però sono arrivate delle buone notizie da Giulianova poco fa con Jacopo Forcella, che ci ha raccontato del vantaggio del Giulianova, che dunque ha ribaltato la situazione contro il Castelfidardo grazie al gol di Giampaolo. 3 minuti per Jacopo. Sì Andrea, 40esimo nel corso della ripresa, Giulianova 2, Castelfidardo 1, proprio qualche istante fa l'ultimo cambio operato da Francesco Giorgini, fuori di Stefano che aveva suggerito lì la percussione laterale di Giampaolo che ha portato al 2-1 dentro con il maglia numero 13, il giovanissimo classe 1996 Marzucco, ma quello che è più importante in questo momento è che Giulianova si è in vantaggio per 2-1 dopo aver completato una rimonta, dopo essere andata sotto per 1-0 con i gol di Mineiro, ma la formazione giallorossa come detto oggi ha giocato davvero una partita egregia, fino a questo momento ha lottato su tutti i palloni, ha anche fallito tante occasioni per segnare, però l'importante è che due siano andate in fondo al sacco dietro alle spalle di Chiodini. Adesso forse c'è un fallo, calcio di punizione, fallo per atterramento di Mastrilli da parte di Pigini vicino al cerchio del centrocampo. Adesso ovviamente la situazione psicologica è assolutamente ribaltata con il Giulianova e deve proteggere questo che sarebbe un risultato preziosissimo e sarebbe la terza vittoria in stagione dopo le vittorie sul Matelica e sulla Iesina. Adesso calcio di punizione, se ne incarica Vita per cercando di servire il numero 14 Mastrilli, che però non riesce a tenere il pallone dentro. Ricordiamo Mastrilli che ha segnato il gol del momentaneo 1-1 dopo il vantaggio di Minella e prima del gol del 2-1 di Giampaolo. Rimessa laterale per il Castelfidardo di Federico, sponda di testa, ma c'è sempre Ferrante dietro che ha coordinato tutte le operazioni difensive, ha lasciato poco o nulla agli attaccanti del Castelfidardo. Ancora Giulianova in possesso di palla con Sborgia anticipato da dietro, ma ancora Ferrante in chiusura. Adesso batti e ribatti tra le due squadre, molta confusione, ma d'altronde abbiamo detto non è stata una bellissima partita, è stata una partita emozionante, questo sì. Silvestri adesso si fa cadere a terra, problema per il numero 8, il gioco che protegge il Castelfidardo che non allontana il pallone, ma
interromperlo Giampaolo senza fortuna con il Giulianova che adesso gioca in 10 e con il Castelfidardo in attacco, perché Silvestre Crampi chiede aiuto ma nessuno va ad aiutarlo, perché il Castelfidardo è in attacco. Adesso il Giulianova con Castelfidardo portava il pallone fuori e chiede sostegno Silvestre, nessuno gli va a dare una mano. Adesso arriva un compagno di squadra a praticare il vantaggio, anche Crampi al numero 8 che è rimasto a terra, ma il problema adesso è che Giorgini ha esaurito i cambi, perché nel frattempo era entrato anche Gattano. Jacopo, sono scatenati accanto a te. Sì, puoi immaginare che la posta in palio... E riconosco anche la voce accanto a te, tra l'altro. Sì, esatto, esattamente, hai riconosciuto bene. FB. Sì, esatto. Adesso c'è ancora Silvestre a terra. Il gioco è fermo, Andrea. Io ti restituirei la linea perché... Va bene, però resta in linea perché tanto dobbiamo seguire i minuti finali, anche i minuti di recupero. Quindi resta in linea, facciamo ping pong con Scoppito. Se è già in collegamento Stefano Castellani da Scoppito, perché anche lì vogliamo vedere insomma come vanno le cose nei minuti di recupero e seguire passo passo la fine della partita. Stefano, ok, stiamo approntando il collegamento. Intanto è arrivato il gol del Torino a Bergamo, Atalanta 0 Torino 1, rete di Cesare Bovo, correzione volante con un piattone su azione d'angolo. Stefano Castellani, a che minuto siamo? Mancano 4 minuti alla fine, il punteggio è sempre fermo sul 2-2 con la Mitavina che sta spingendo in avanti. Dopo che ha trovato il gol del pareggio, ha preso coraggio e cerca di trovare il gol vittoria, molto importante per la sua carriera. E adesso l'arbitro ha dato 5 minuti di recupero, quindi ne mancano. Quindi intanto vi ricordo che è stato espulso l'allenatore al 44esimo Angelone della Miternina per proteste, perché era stato atterrato Dorbidone e per lui era ammonizione del giocatore di Varrone, perché era atterrato Dorbidone, ma per l'arbitro era tutto regolare. Angelone ha protestato troppo vivacemente dalla panchina e quindi l'arbitro ha deciso di esperlo, di portarlo fuori, di farlo uscire dalla panchina. E adesso vediamo la Mitavina in avanti, c'è Scialbi che libera l'area, c'è il tiro dal limite del numero 15 Scipol, ma la difesa nero verde tiene, ma la palla ritorna, viene rubata ancora da Scipol che la mette in mezzo, c'è Petrone che prende la palla al limite dell'area, si fa spazio e tira, ma il suo tiro si perde al lato, un tiro che ha fatto una bella azione, è entrato in area ma ha tirato prontamente, però il tiro è proprio abbondantemente fuori. La media, come ho già detto, in questi minuti di recupero prova a trovare il gol della vittoria, perché i neroverdi, dopo che hanno subito il gol del pareggio, si sono spenti, hanno perso un po' hanno la testa, probabilmente hanno perso anche un po' di benzina sulle gambe. E Piero Vittorio, il Chieri lo vedo un po' fermo sulle gambe, ha perso un po' di benzina. È la Miternina che sta molto pressando e quindi stiamo soffrendo gli ultimi minuti di gara, ma insomma vediamo un po' come si va a concludere questa gara. Insomma, c'è stato il rocambolesco pareggio con un calcio di rigore parato da Diouf e poi il gol, quindi insomma vediamo, staremo a vedere, manca un minuto e mezzo. Vediamo cosa succede. Ok Stefano, allora torno da te tra pochissimo per il finale. Vado a Giulianova, prima vi dico che il campo basso ha pareggiato a Fano, gol di Bucchi all'88esimo. Jacopo. Sì, 46 minuti nel corso del secondo tempo, sempre Giulianova 2 Castelfidardo 1, si giocherà fino al 50esimo. 5 minuti di recupero accordati dall'arbitro Morconi di Roma 2 con il Giulianova, che adesso perde il possesso del pallone a beneficio di Castellana del Castelfidardo. Pallone a campanile all'interno dell'area di rigore, prova
a liberare vita su Donzelli. Pallone ancora per il Castelfidardo, addirittura prova una rovesciata ad altissimo coefficiente di difficoltà. Il numero 11 di Federico, pallone che termina però molto lontano dallo specchio della porta di Ursini, ma adesso che è chiaro che ogni secondo che passa avvicina il Giulianova a questa vittoria che avrebbe un'importanza capitale per il proseguo della stagione, per la formazione di Francesco Giorgini, che sarebbe salirebbe se così dovesse finire la partita a quota 11 in classifica, con Ursini adesso che va alla rimessa con le mani. 1:30 se ne è già andata nel corso del recupero. Il Castelfidardo però recupera con Piggini, l'appoggio corto in favore di Bacciocchi, allarga sulla destra dove c'è dalla riva Castelfidardo. Jacopo, quanto manca? Andrea, mancano in questo momento 3 minuti. Ok, allora fammi prendere il finale a scoppito perché mancava pochissimo. Torniamo un attimo da Stefano Castellani. Stefano. Sì, la partita qui si è conclusa, il punteggio finale 2 a Minervina, chiedi 2, si è chiusa la partita con la Minervina in avanti alla ricerca del terzo gol, perché come ho già detto nel precedente collegamento, dopo che la Minervina ha trovato il gol sul meritato, sul rigore, e il Chiedi si è chiuso in difesa per cercare di portare via un punto dallo scoppino. Okay. Un punteggio molto importante per la Minervina, che questo punteggio, non so che cosa ha fatto il Giulianova, se mi puoi confermare il punteggio sta di Giulianova. Sta vincendo. Comunque possiamo, Stefano, ricapitola i gol, solo i gol e poi chiudi il collegamento. Sì. Allora, dunque c'è stato al terzo minuto del primo tempo Petrone per la Minervina, pareggiata all'11° Varrone. Poi nel secondo tempo, 22° Dos Santos, al 37° sul rigore De Matteis. A voi la linea. Grazie a Stefano Castellani. Andiamo a prendere il finale a Giulianova. Jacopo. Sì, Andrea, 48 minuti nel corso del secondo tempo, mancano 120 secondi alla fine anche del recupero tra Giulianova e Castelfidardo, il punteggio ancora invariato, ancora fermo sul 2-1 in favore dei padroni di casa. Poco fa c'è stato un diagonale debole di Donzelli parato da Ursini, adesso calcio di punizione in favore del Giulianova nel cerchio di centrocampo, perché è caduto a terra ed è rimasto a terra il numero 11 dei giallorossi di Iorio, forse ha bisogno anche dell'assistenza dei sanitari, dunque si andrà ad un supplemento di un recupero già extra, quello comandato dall'arbitro Romano Moriconi. Si rialza De Iorio, anche De Claudicante, e dunque i sanitari vengono rispediti fuori dal terreno di gioco, si deve continuare a giocare. Calcio di punizione di cui si incarica il numero 16 Gasparotto, entrato nella ripresa al minuto 29 al posto di Straccia. Vediamo adesso, si tarda ancora un po' per la battuta di questo calcio piazzato. Gasparotto va sull'esterno verso Mastrilli, che prova ad andare in testa, anticipato da Bordi che non rilancia, ci mette qualche secondo di troppo, poi ce la fa. Il pallone per Di Federico, Ferrante interrompe tutto in maniera regolare, ha protestato Di Federico per un mani che però non c'era. Mastrilli, il Giulianova ancora in una possesso di palla, Bordi chiude su Giampaolo che prova a prendersi una rimessa laterale preziosissima. Mancano 50 secondi adesso, qualcosa da ridire tra Giampaolo e Bordi, si avvicina l'arbitro, occhiataccia i due, non ci sono provvedimenti disciplinari ma solo un richiamo verbale per i due giocatori. Ci sarà rimessa laterale in zona d'attacco in favore del Giulianova quando i minuti sono 49:30 nel corso della ripresa. Ovviamente adesso il Giulianova va vicino alla bandierina del corner, più lontano possibile dallo specchio della porta di Ursini, con Bordi e De Iorio che lottano, il pallone rimane lì, rimessa dal fondo in favore del Castelfidardo, forse l'ultima opportunità per la formazione marchigiana, con Chiodini che andrà alla rimessa lunghissima con il piede destro. Pallone lunghissimo verso Ferrante e Donzelli, fallo in attacco da parte di Donzelli su Ferrante, non è d'accordo attaccante il Castelfidardo. Calcio di punizione per il Giulianova, adesso scadono anche 5 minuti di recupero e probabilmente potrebbe essere finita qua con la battuta di questo calcio piazzato. Mette il pallone a terra il capitano Edoardo Ferrante, andrà la battuta lunghissima, aspetta solo il triplice fischio di Davide Moriconi che arriva in questo istante, finisce qui. Il Giulianova vince 2-1 contro il Castelfidardo, terza vittoria stagionale per il Giulianova, tutte e tre le vittorie sono arrivate in casa contro tre formazioni marchigiane giallorossi che salgono a 11 punti in classifica. Adesso c'è anche un parabiglia con Minella vicino a centrocampo a dire qualcosa a qualche giocatore del Giulianova, che sta per scatenare anche una rissa. Vediamo anche Bordi e De Iorio, entrano anche i componenti delle panchine un po' a sedare gli animi, a calmare gli animi, ma quello che è importante in questo momento
per il Giulianova e che sia finita la partita, sia finita con la vittoria per 2-1 che proietta, come detto, i giallorossi a quota 11 punti in classifica, il Castelfidardo rimane a quota 16 per il momento da Rubens Panini. È davvero tutto, Andrea, ti restituisco la linea ribadendo il punteggio finale, Giulianova 2, Castelfidardo 1. Grazie Jacopo, vedete l'aggiornamento, purtroppo altro gol subito dall'Avezzano, dunque Folgore Veregra 2, Avezzano 0, andiamo a Recanati, Matteo Falzon. Ok, caduta la linea, andiamo a prendere verosimilmente il finale di partita allo stadio Tubaldi, si era sul 2-1 per la Recanatese, intanto è finale a Fano, 1-1 tra Fano e Campobasso, in gol i due bomber, Sivilla sul rigore per il Fano, poi il pareggio di Bucchi all'88esimo, risultato che fa felice soltanto la San Benedettese, che era un po' la convitata di pietra di questa partita, soprattutto per la presenza del Fano. Ebbene, è arrivato il finale 1-1 e dunque la San Benedettese può allungare in classifica. Allora, Amiternina Chieti 2-2 è finale, lo abbiamo detto, Giulianova Castelfidardo 2-1 è finale, abbiamo dato anche questo risultato, Folgore Veregra ha raddoppiato nel finale contro l'Avezzano per 2-0, intanto arrivano altri gol in Serie A, la Fiorentina ha accorciato le distanze contro l'Empoli grazie a un gol di Nicola Kalinic, mentre poco fa anche il Carpi ha accorciato le distanze contro il Chievo con un autogol di Gamberini, e ora Lupa Roma in Lega Pro in vantaggio sulla Carrarese, e nel finale anche il raddoppio dell'Olimpia Agnonese sul campo della Vispesaro, gol al 49esimo del Gambiano, classe 96, giallo. Ma andiamo a Recanati, Matteo Falzon. Sì, è finita la partita qui a Tubaldi, 2-1 per la Recanatese. Dopo 4 minuti di recupero, praticamente dal 32esimo, il San Nicolo ha fatto tanta pressione ma non ha creato più palle gol dalle parti di Verdicchio. 2-1 le reti nel primo tempo al 28esimo di Miani, al secondo minuto del secondo tempo su calcio di rigore Miani, nella ripresa al 29esimo il gol di Rapino, 2-1 secondo tempo che San Nicolo di fatto ha giocato praticamente in superiorità numerica per l'espulsione al quinto di Rapaccini per doppia ammonizione. Dunque 2-1, un punto in tre partite per la formazione di mister Massimo Epifani. Linea allo studio. Grazie, intanto pareggio della Fiorentina, pareggio della Fiorentina. Matteo, ci sei ancora? Ho chiuso, sarà contento Matteo che insomma la sua fede è viola, è doppietta di Kalinic, quindi 2-2 tra Fiorentina e Empoli, una reazione davvero d'orgoglio in questa ripresa per la Fiorentina che in pochi minuti ha raggiunto il pareggio, e ora la squadra di Paolo Sosa addirittura ha una mezz'ora scarsa per cercare addirittura il clamoroso sorpasso, il clamoroso 3-2 risalendo da 0-2 appunto contro l'Empoli. Intanto è finale anche a Isernia Fermana 1-0. Allora possiamo vedere la schermata della Serie D con tutti i vari risultati che si sono delineati in questo finale, e sono dei risultati che vanno benissimo chiaramente alla San Benedettese, insomma forse è presto anche per parlare di ipoteca della vittoria del campionato, ma tutti questi punti di vantaggio in 13 giornate sono davvero una dote importante. Fano Campobasso 1-1 con le reti di Sivilla sul rigore e di Bucchi. Amiternina Chieti 2-2, Petrone per il vantaggio della Amiternina, pareggio di Varone nella ripresa, Dos Santos per il Chieti che aveva ribaltato il risultato, poi il pareggio di De Matteis sugli sviluppi di un calcio di rigore che Diuffa aveva parato a Torbidone. Folgore Veregra, Avezzano 2-0, abbiamo il primo gol della squadra di Montegranaro segnato da Pedalino. Giulianova Castelfidardo 2-1, tutto nella ripresa, Minella
per la squadra fidardense, poi il pareggio di Mastrilli, gol partita di Giampaolo che nel primo tempo sullo 0-0 aveva fallito anche un calcio di rigore. Isernia-Fermana 1-0, gol partita di Cantoro per la squadra Pentra. Jesina-San Benedettese 0-2, le reti di Sabatino e di Pezzotti, Jesina che ha chiuso in 9 uomini per le espulsioni di Fatica e di Calcina. Materica Monticelli 0-2, il primo gol è stato segnato da Margarita, ci manca al momento la seconda realizzazione, ecco l'abbiamo recuperata, Giorgio Galli per il raddoppio del Monticelli. Vispesaro Olimpia Ionese 0-2, reti nella ripresa di Marolda al 23esimo e di Jalov al 49esimo. Recanatese batte San Nicolò 2-1, doppietta di Miani, secondo gol su rigore per il San Nicolò in rete Rapino. La Recanatese ha giocato quasi un tempo in 10 per l'espulsione di Rapaccini, ma nulla da fare per la squadra di Massimo Epifani, che dunque raccoglie un punto nelle ultime 3 partite. Questo dunque è accaduto per la squadra teramana, un peccato. San Nicolò che poteva restare più vicina alla San Benedettese, ma le ultime partite sono girate decisamente male per la squadra di Epifani. Dunque questa è la conseguente classifica con la San Benedettese a quota 31 punti, San Nicolò e Fano 22, Materica e Folgore Veregra 21, Monticelli e Isernia 19 punti, Chieti e Jesina 18, Castelfidardo e Campobasso, ma anche Avezzano 16 punti, Fermana e Recanatese 15 punti, Agnonese 13, Amiternina, Vispesaro e Giulianova 11 punti. Guardate quanto è stato importante per il Giulianova battere oggi il Castelfidardo, agganciate le due squadre che si trovavano un po' più su, Amiternina e Vispesaro, e Giulianova e Amiternina che tengono il passo anche di Agnonese e Recanatese che oggi hanno vinto. Ma insomma, se negli anni scorsi uno o due squadre si erano subito staccate, erano diventate la squadra cuscinetto del campionato, in questo caso non è possibile individuare una squadra materasso, sarà lotta strenua per evitare gli ultimi due posti, che vogliono dire retrocessione diretta, e ovviamente lotta strenua anche per evitare le posizioni che vanno dal terzultimo al sestultimo posto, che valgono appunto il play-out. C'è anche il fatto dei distacchi da tenere in considerazione, ma al momento i distacchi sono estremamente contenuti. Dunque questo è quanto per la Serie D. In Serie A andiamo a vedere le schermate, o meglio la schermata, l'ultimo aggiornamento è il pareggio della Lazio contro il Palermo, calcio di rigore trasformato da Candreva. Le altre partite, Atalanta-Torino 0-1, il Carpi come detto ha accorciato le distanze contro il Chievo 1-2, la Fiorentina perdeva 0-2 ma nella ripresa la doppietta di Kalinic ha ristabilito la parità, il Genoa avanti sul Sassuolo per 1-0, poi ancora Lazio-Palermo 1-1, Udinese-Sampdoria 1-0. Per quanto riguarda la Lega Pro, vi avevamo segnalato in precedenza del vantaggio della Lupa Roma sulla Carrarese, dunque confermiamo l'1-0 al Quinto Ricci di Aprilia per la squadra capitolina. E invece sempre 0-0 nell'altra partita che si sta giocando, iniziata alle ore 15, Pistoiese Ancona. Allora, in attesa magari di potervi dare questi finali, riprendiamo un po' con la rassegna stampa e anche con i servizi delle partite di ieri. Abbiamo già parlato in precedenza del Teramo, della sconfitta a Rimini. Intanto in questo momento pareggio della Carrarese. Proprio in questo momento pareggio della Carrarese ad Aprilia contro la Lupa Roma, dunque 1-1 che vi diamo proprio in tempo reale. E restiamo in Lega Pro, prima abbiamo parlato del Teramo, abbiamo visto i servizi, ora ci concentriamo sull'Aquila. Andando a vedere la rassegna stampa,
Il centro, l'Aquila, buon punto a Macerata. Bella reazione dei rossoblù con Ceccarelli che riequilibra il risultato dopo il vantaggio di Fioretti. Abbiamo le dichiarazioni del dopo partita, intanto del DS Battisti, è una prestazione che dà fiducia e autostima. Il DS è soddisfatto, in effetti c'è da essere soddisfatti perché l'Aquila davvero ha giocato una bella, bella partita sul campo della seconda della classe. Abbiamo provato a vincere, ma loro sono forti, parla così il tecnico Carlo Perrone che aggiunge siamo in crescita. E poi ci sono le pagelle, voti tutti sopra la sufficienza con il 7 che spicca di Salvatore Sandomenico, che è un po' l'uomo in più dell'Aquila, specie nelle ultime partite, ma poi anche 6,5 per Maccarrone, Cosentini, Milicevic, Manuel Mancini, Ceccarelli e De Sosa, ma comunque sufficienze ampie per tutti. Sul Messaggero l'Aquila, bella conferma, un gol di Ceccarelli regala ai rossoblù un ottimo pareggio 1-1 a Macerata. I rossoblù giocano una partita di grande personalità, sfiorando anche la vittoria. Trovata la giusta mentalità, questo è il commento in sala stampa del tecnico Carlo Perrone, il DS Battisti è soddisfatto, una prova di maturità che ci darà convinzione. Le valutazioni, qui c'è qualche insufficienza, secondo il Messaggero, vedete Zandrini 5,5 anche per via di una incertezza nel corso dei minuti di recupero che poteva costare caro alla squadra rossoblù, incertezza non sfruttata dal maceratese Orlando. Poi c'è anche un 5,5 per Ligorio, invece qui il 7 lo prende Manuel Mancini, 6,5 poi per Sandomenico e Ceccarelli. Ceccarelli protagonista del gol del pareggio dell'Aquila. Il Messaggero assegna a Ceccarelli il gol, vedete, il centro dà forse più correttamente in questo caso regolamento alla mano, l'autogol al portiere della maceratese è forte, ma quel che conta è che l'Aquila abbia pareggiato la partita. 6,5 anche per Cosentini. Andiamo a vedere allora il servizio relativo al pareggio tra Maceratese e l'Aquila. Con una buona prova l'Aquila strappa un punto all'Elvia Recina, campo della vice capolista maceratese. 1-1 il finale di una gara interpretata sempre in maniera propositiva dall'11 rossoblù, che se l'è giocata a viso aperto, rischiando qualcosa ma cercando con voglia i tre punti. Che Perrone volesse l'intera posta, lo si era capito già dallo schieramento titolare, dentro contemporaneamente Perna e De Sosa, sostenuti sulle corsie laterali da Sandomenico e Ceccarelli. Maccarroni in difesa, Piva in panchina. Tra i padroni di casa qualche assenza di troppo in difesa, imparato scala al centro al fianco di Faisca. Al primo affondo proprio i padroni di casa sbloccano il punteggio con una autentica prodezza di Giordano Fioretti, cross di Danna e girata volante in splendida coordinazione del centravanti della Rata. Nulla da fare per Zandrini. L'Aquila non ci sta, ma fatica a trovare spazi contro una squadra molto attenta in fase difensiva. Il tiro di Milicevic, confermato in mediana, è deviato in corner da un difensore. La maceratese agisce di rimessa, al 39esimo lo fa con una sortita di buon aiuto disinnescata da Zandrini. Ma l'Aquila c'è ed il piglio giusto lo si intravede dall'inizio della ripresa. Già al settimo Perna prolunga per Sandomenico che tenta il tiro in corsa ma spara alto. I rossoblù si avvicinano ancora di più al pareggio con un pregevole numero di Ceccarelli che si libera il tiro ed esplode un sinistro su cui Forte risponde da par suo. Bravi entrambi, ma è il preludio all'1-1 che arriva al 21esimo coi due giocatori ancora direttamente interessati. Gran piazzato dell'attaccante Scuola Lazio, la sfera picchia contro la traversa, torna in campo prima della carambola sul corpo dell'estremo difensore di casa costretto a raccogliere il pallone in fondo al sacco. Pareggio e grande esultanza sotto il settore riservato alla tifoseria rossoblù. Mister Bucchi tenta le mosse Ganci e Alimi al posto di Fioretti e Buonaiuto e proprio Ganci ha una buona chance su cross di Clemente di testa. Entrambe le squadre vogliono i tre punti. De Sousa conclude centralmente, blocca Forte. 83esimo, la parata di Zandrini ancora più difficile sullo spunto di forza di Coco. Un minuto dopo botta dal limite di Manuel Mancini, Forte risponde coi pugni. In pieno recupero c'è un ultimo brivido per l'Aquila, ma il risultato non cambia. Per la Rata è il secondo pari consecutivo, per l'Aquila un punto che vale oro, specie per la prestazione molto positiva. Eh sì, prestazione molto positiva, lo si è visto anche insomma, dalle immagini.
dal servizio. Per completare il quadro della Lega Pro, ieri appunto alle 15 hanno giocato le due abruzzesi, poi in serata si sono giocate altre due gare. Vediamo il gol partita con cui il Tutto Cuoio ha battuto il Sant'Arcangelo, rete segnata al 39esimo del primo tempo da Colombo sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina. C'è stata una spizzata e poi sotto porta la correzione vincente di Corrado Colombo, che è appunto il capitano leader, giocatore di riferimento della squadra di Cristiano Lucarelli. Tra poco, appena possibile, appena saranno pronte le immagini, andremo a vedere anche gli highlights della partita, l'altra partita serale, quella tra Prato e Pontedera. Partita che è stata vinta dal Prato per 3-1, un successo importante per la squadra che sarà peraltro la prossima avversaria dell'Aquila allo stadio Fattori. Quindi insomma si affronteranno due squadre evidentemente in salute, almeno a giudicare dagli ultimi risultati, anche perché l'Aquila con la vittoria sul Teramo di 8 giorni fa sicuramente si è sbloccata dopo un lungo periodo d'impasse, e la prova di ieri è un po' figlia della bella prestazione avuta nel derby contro il Teramo. Ieri a Macerata l'Aquila ha provato a vincere la partita, poi la maceratese è una squadra forte, però l'Aquila ha sempre provato a vincere anche nei minuti finali, quando poteva accontentarsi dell'1-1. La squadra ha spinto, ha avuto sempre un atteggiamento propositivo, e questo è un aspetto molto importante per una compagine come l'Aquila, che è ora una classifica un po' più tranquilla, ma si è sempre in attesa dei verdetti della giustizia sportiva. Le inchieste potranno portare diversi punti di penalizzazione, quindi meglio mettere quanto più fieno in cascina, e sotto quest'ottica la mentalità messa in evidenza a Macerata fa davvero ben sperare per la squadra di Carlo Perrone. Queste sono le immagini in effetti relative alla gara del Lungo Bisenzio, un confronto, uno dei tantissimi confronti tra squadre toscane, tutte toscane, e il Prato ha avuto la meglio. 3-1 il punteggio finale, qui siamo al 32esimo, abbiamo visto il gol di un giocatore che abbiamo già segnalato in più di una circostanza, continuiamo a farlo anche perché ce n'è da modo, lui stesso a suon di gol. Parliamo di Capello, questo ragazzo classe 95 di proprietà del Cagliari, che con questa azione di rimessa ha portato in vantaggio il Prato. Prato che ha sfruttato al massimo il momento positivo della partita dopo la mezz'ora, perché dopo il gol di Capello è arrivato il 2-0 firmato da Knudsen, giocatore scuola Inter, uno dei tanti giocatori che arrivano dal vivaio dell'Inter al Prato. C'è questa stretta sinergia, c'è questa forte collaborazione tra l'Inter e il Prato, una collaborazione che continua e che evidentemente ha anche dei frutti. In questo caso vediamo difesa del Pontedera molto malmessa, fuori equilibrio, totalmente fuori equilibrio, è colpita in maniera ferale dunque dal contropiede che ha portato al gol Knudsen. Il Pontedera però ha riaperto la contesa con un gol in pieno recupero di primo tempo di Scappini. Avete visto questa azione di rimessa, in questo caso la difesa del Prato a farsi cogliere impreparata, batti e ribatti con la porta che è rimasta anche sguarnita per qualche istante, e poi alla fine c'è stata la concessione del calcio di rigore. Dagli 11 metri il solito bomber, l'ex savonese Stefano Scappini, per il 2-1 del Pontedera, un gol che ha riaperto la contesa e ha reso ancora più vivo il secondo tempo. Rivediamo qui la esecuzione
dagli 11 metri di Stefano Scappini, intuisce ma non arriva sul pallone il portiere del Prato. Qui siamo nella ripresa, ci sono anche le sostituzioni, in particolare qui c'è l'ingresso di Kwame al posto di Knudsen, Kwame che aveva giocato titolare nella gara che il Prato ha perso a Teramo, peraltro aveva effettuato anche delle buone cose, aveva ispirato anche il gol di Capello al Bonolis. Qui vediamo un'altra sostituzione nel Prato con l'ingresso di Gabbianelli al posto di Chiricò, e sarà un ingresso molto funzionale alla partita perché proprio Gabbianelli andrà a chiudere questo Prato Pontedera nel finale. Ecco qui l'inserimento proprio di Gabbianelli, che sfrutta la percussione di un compagno di squadra fermato da un difensore del Pontedera, e lui irrompe con questo taglio centrale, prende il pallone e scarica in porta un sinistro violento, imprendibile per l'estremo difensore del Pontedera. Dunque all'82esimo la partita di fatto si chiude con il terzo gol timbrato da Gabbianelli, che qui rivediamo, tre giocatori a terra, due del Pontedera, uno del Prato, e Gabbianelli ne approfitta per chiudere la gara. Possiamo direi rientrare, qui scorrono ancora le immagini, ma abbiamo visto i quattro gol che hanno deciso Prato Pontedera. Sempre 0-0 Pistoiese Ancona, poco fa come detto la Carrarese ha pareggiato ad Aprilia, dunque Lupa Roma Carrarese sono sul punteggio di 1-1, questa la classifica attuale, al netto però delle gare delle 17:30 Lucchese Savona e Siena Arezzo e del posticipo di domani tra Spal e Pisa. Spal che vedete ha una opportunità importante di allungare il passo in vetta, qualora riesca a battere il Pisa potrebbe andare sul più 4 nei confronti della Maceratese, e se l'Ancona non riesce a vincere in questo finale a Pistoia potenzialmente la Spal potrebbe andare sul più 10 nei confronti della squadra dorica. Il Teramo al momento ha 9 punti, ma più tardi giocherà la Lucchese, che potrebbe, battendo il Savona, scavalcare il Teramo e relegare la squadra di Vivarini al terzultimo posto addirittura, mentre l'Aquila è a centro classifica, quota 14 punti. L'Aquila agganciata ieri dal Rimini, vittorioso nel finale sul Teramo. Allora, possiamo lasciare la Lega Pro, andiamo a parlare ora di Virtus Lanciano con la rassegna stampa. Vediamo i titoli relativi alla Virtus Lanciano. Intanto la Gazzetta dello Sport, risveglio Lanciano, Lentella fa pari soltanto su rigore. Tra i migliori in campo, segnalato, evidenziato Palermo della Virtus Entella con un 6,5, ma 6,5 è anche il voto di tanti giocatori della Virtus Lanciano: Casadei, Pucino, Aquilanti, Mammarella, Di Cecco, Piccolo, Zeduardo, insomma tanti 6,5, ma nessun giocatore che sia spiccato tra le due squadre nel corso di questa partita. Vediamo ora, intanto gol dell'Ancona, in questo momento gol dell'Ancona a Pistoia, al minuto 87 la squadra di Cornacchini ha sbloccato il risultato, Pistoiese 0, Ancona 1, a 3 minuti dalla fine. Riprendiamo comunque la nostra rassegna stampa su Lanciano, il Messaggero titola Lanciano un punto d'orgoglio, la Virtus conquista un pareggio 1-1 sul campo dell'Entella, un rigore di Caputo risponde al gol di Cecco, dopo il vantaggio i rossoneri hanno arretrato un po' troppo il baricentro del gioco. Le parole dell'autore del gol, virtussino, Mimmo Di Cecco, risultato da non disprezzare, ma il successo sarebbe stato una vera svolta. Questo gruppo non ha perduto il suo tradizionale spirito, dice appunto Di Cecco, mentre D'Aversa s'accontenta, buona prova, ora vinciamo, magari a partire dalla prossima gara contro il Latina al Biondi. Il centro, pari a Chiavari, alla Virtus Lanciano, manca il colpo
del Cappaoro. Soneri in rete con Di Cecco, replica Lentella con un rigore contestato. Secondo pareggio consecutivo, il successo manca dal 17 ottobre in casa contro il Fanarino di Coda Como. I frentani accarezzano il sogno del colpaccio, diverse occasioni fallite per chiudere la gara. L'1-1 nasce da un intervento in area di Van Marella su Caputo, punito dall'arbitro con il penalty. D'Aversa: serve malizia per chiudere la partita. Il tecnico parla di una squadra che continua a sfornare buone prove, ma la vittoria non arriva. L'avremmo meritata per come si è messa la gara. Il rigore è quantomeno dubbio nell'interpretazione di Roberto D'Aversa. Poi ci sono le pagelle, anche in questo caso non ci sono voti che spiccano, sono tutti voti che oscillano tra il 5,5 e il 6,5. L'unico 5 è quello di Crecco, non ci sono 7. 6,5 anche per l'autore del gol, Mimmo Di Cecco. Allora ripercorriamo le fasi salienti della partita attraverso il servizio confezionato da Alessio Giancristofaro. Un pari in trasferta per la Virtus Lanciano, caparbia a passare in vantaggio contro una delle squadre più in forma del torneo, la Virtus Entella di Alfredo Aglietti. Albero di Natale tattico per Roberto D'Aversa, che affida il presidio offensivo a Padovan con Piccolo e Zedoardo a supportarlo in fase offensiva e all'occorrenza ripiegare a metà campo. A centrocampo confermato il sempreverde Vastola, mentre tra i pali c'è ancora Angelo Gasadei. Per il resto non cambia nulla, con i due pezzi pregiati a mente e Ferrari ancora out per problemi fisici. Aglietti invece preferisce Aniello Cutolo dall'inizio a Costa Ferreira, fischia a Battista di Molfetta. Avvio deciso dei padroni di casa, al terzo subito una girata di Caputo dal limite dell'area, ma para Casadei a terra. Al settimo triangolazione stretta con Cutolo che conclude dal limite, ma anche in questo caso la sfera è alta. Cutolo supera anche Mammarella nell'azione successiva e costringe il capitano frentano al fallo e a Battista a mostrargli il primo giallo della contesa. Si rivede il Lanciano con Vastola, che però non inquadra lo specchio della porta, preludio però alla rete che arriva al minuto 28. Recupero di palla dei rossoneri, palla per Di Cecco a Padovan che conclude a rete, para Jacobucci e respinge, ma nulla può il portiere ligure sul tapin vincente del numero 24 rossonero. Dunque 1-0 per i frentani, ma Lentella non ci sta e cerca subito la via del pari. Ne ha anche l'occasione propizia con il sempre presente Cutolo, ben servito da Belli in area di rigore, ma non è preciso. Si rivedono i frentani, calcio di punizione di Mammarella dai 25 metri, ma la palla non inquadra lo specchio della porta. Al 41esimo è colossale la palla del pari fallita dalla Virtus Entella, lancio lunghissimo superato anche Michele Rigione sul rimbalzo, palla che arriva ancora una volta Cutolo che senza pensarci su due volte spara a rete, ma la traversa salva Casadei e la Virtus Lanciano. Ad avvio di ripresa subito una bella azione virtussina che però non ha esiti positivi. La Virtus prova però a chiudere la gara affidandosi ancora una volta a una bordata di Piccolo da fuori area, ma Jacobucci si salva in corner. Al minuto 22 però arriva il pari, intervento scomposto di Mammarella su Caputo, calcio di rigore ed esecuzione affidata proprio all'ex attaccante del Bari che fa 1-1. Esce Padovan e di fatto il Lanciano giocherà gli ultimi 20 minuti di gara senza un punto di riferimento di ruolo in avanti. Un punto dunque che muove la classifica, ma ad un terzo del campionato archiviato e con solo 2 vittorie finora totalizzate, i 3 punti almeno in casa diventano basilari e non più posticipabili per il discorso salvezza e anche e soprattutto un discorso attivo sul calcio mercato sin da ora è quantomeno obbligatorio da farsi. E di queste cose si parlerà in maniera molto più diffusa mercoledì sera nel corso di Virtus Style, la trasmissione curata e condotta proprio da Alessio Giancristoforo, che inizia a focalizzare il discorso già sulla prossima campagna di
riparazione con il mercato di gennaio che potrebbe consentire alla Virtus di trovare quelle armi per tirarsi fuori d'impaccio per una classifica che resta complicata. Guardiamo la classifica della Serie B. Noi stiamo per chiudere, il tempo di darvi diciamo così i finali di Serie A e di Lega Pro. Vedete la Virtus Lanciano con 11 punti sicuramente non se la passa bene, lo diciamo spesso, il campionato è lungo, però insomma per il morale della squadra, per una maggiore autostima sarebbe opportuno insomma tirarsi fuori d'impaccio, comunque fare punti per risalire la classifica quanto prima, in maniera tale da potersi presentare a gennaio con la possibilità di rinforzare la squadra con la giusta efficacia per poi tentare la salvezza nella seconda parte di campionato. Intanto in Serie A c'è il gol del Sassuolo, proprio in pieno recupero, nel quarto e ultimo minuto di recupero, Acerbi sugli sviluppi di un calcio d'angolo con un tap-in ha vanificato un colpo, una prodezza di Perin che aveva neutralizzato un colpo di testa da distanza ravvicinata. Il tap-in di Acerbi ha permesso dunque al Sassuolo di pareggiare nell'ultimo assalto, addirittura il portiere del Sassuolo Consigli si era portato avanti nella circostanza ed è arrivato il gol del pareggio. Intanto faccio un break di cronaca, vado a leggere dei lanci ANSA che sono appena giunti in redazione. Mario Di Loreto, il 31enne di Pescara di cui si erano perse le tracce lo scorso 28 ottobre a Madrid, si è suicidato in un albergo di Montevideo, lo riferiscono all'ANSA fonti della polizia. Il padre aveva denunciato la sua misteriosa scomparsa all'Interpol, quindi la polizia uruguayana ha proceduto a controllare l'identità dei clienti stranieri negli alberghi della capitale. Di Loreto è stato trovato nella camera di un hotel nel centro dove, secondo le fonti, si è suicidato. Questo appunto appunto quanto riportato dall'ANSA. Intanto torniamo alla Serie A ed è clamoroso perché il Genoa si è riportato in vantaggio, palla al centro, l'ultimo attacco della partita e colpo di testa del genoano, ci pare Pavoletti, e dunque il Genoa sostanzialmente va a vincere la partita dopo che la vittoria sembrava sfumata. Sì, Pavoletti, gol dell'ex Pavoletti, che dunque dà questo enorme dispiacere alla sua ex squadra. Sono finali in Lega Pro, allora possiamo vedere la schermata della Lega Pro, i risultati e poi la classifica. Lupa Roma Carrarese 1-1 e Pistoia Sancona 0-1. Allora, ad Aprilia la Lupa Roma si era portata in vantaggio con un gol di Pasqualoni, poi però c'è stato un autogol di Fabbro che ha permesso alla Carrarese di impattare la gara, mentre l'Ancona ha fatto sua la partita con un gol segnato da Di Mariano al minuto 87. Quindi Pistoiese ancora 0-1. Vediamo la classifica. L'Ancona dunque porta a casa l'intera posta, 21 i punti per la squadra di Cornacchini che allunga almeno al momento allunga nei confronti del Pisa, 21 punti per l'Ancona. Vediamo anche la Carrarese che sale a quota 18 punti, mentre la Lupa Roma che si stava avvicinando alla Lucchese e al Teramo torna indietro e riscende a quota 5 punti. Questo è quanto per la Lega Pro. Intanto ci arriva un messaggio da Giulianova che andiamo a leggere subito. Il nostro Jacopo Forcella ci dice che formalmente Vincenzo Serraiocco è il nuovo presidente del Giulianova. Evidentemente insomma l'annuncio è stato dato poco fa sala stampa, nella sala stampa dello stadio Rubens Fadini, nell'immediato dopo partita di Giulianova Castelfidardo, gara vinta da Giulianova per 2-1. Vincenzo Serraiocco che
molti lo ricorderanno, già dentro la società della Delfino Pescara, anche con una importante esperienza amministrativa in seno alla giunta municipale di Pescara, torna ufficialmente dunque nel mondo del calcio ed è appunto il nuovo presidente del Giulianova. In Serie A le partite vanno finendo, solo due sono ancora in corso: Atalanta-Torino 0-1 e Fiorentina-Empoli 2-2. Le altre sono finite. Ecco, finisce anche Bergamo con la vittoria del Torino 1-0. Ora si gioca soltanto a Firenze. Vediamo allora la schermata della Serie A. E andiamo praticamente a chiudere. Allora, Atalanta-Torino 0-1, gol partita di Bobo. Bologna-Roma giocata ieri 2-2, Carpi-Chievo-Verona 1-2 con le reti di Inglese e di Meggiorini. Nella ripresa il Carpi ha accorciato le distanze con un autogol di Gamberini, ma non ce l'ha fatta la squadra di Castori a evitare la sconfitta. Fiorentina-Empoli 2-2, partita ancora in corso con le reti di Livaia, Büchel e la doppietta di Kalinic nella ripresa. Genoa batte Sassuolo in una partita dal finale rocambolesco. Genoa avanti all'inizio ripresa con Rincon, poi al 94esimo il pareggio del Sassuolo con Acerbi, al 95esimo gol partita dell'ex Pavoletti. Le squadre dalla fine del primo tempo in 10 per le espulsioni di Perotti e Berardi. Nella gara delle 12:30 il Napoli ha espugnato Verona 2-0 con le reti di Insigne e Higuain. Questa sera il posticipo tra Inter e Frosinone, poi Juventus-Milan 1-0 giocata ieri, Lazio-Palermo 1-1 con le reti segnate da Goldaniga e da Candreva su rigore, e poi l'Udinese ha battuto la Sampdoria per 1-0 grazie al gol segnato da Badu al 35esimo, espulso Zukanovic al 90esimo. Sampdoria che ha chiuso in 10 uomini. Intanto a Firenze attacca sprombattuto la Fiorentina, ma tiene il fortino dell'Empoli. Quindi vediamo la classifica con la Fiorentina che al momento aggancia il Napoli a quota 28 punti, poi Inter e Roma 27, ma questa sera l'Inter nel posticipo col Frosinone può andare in vetta da sola. E poi ancora Sassuolo 22 punti, Juventus 21, Milan 20, Lazio 19, Torino e Atalanta 18, Chievo, Sampdoria e Genoa 16, Palermo, Udinese, Empoli 15, Bologna 13, Frosinone 11 punti, Verona e Carpi 6 punti. Alle 17:30 in Serie B Bari-Livorno e in Lega Pro Lucchese-Savona e Siena-Arezzo. Noi arriviamo al termine di questa nostra diretta stadio e lo facciamo praticamente in concomitanza con il triplice fischio che sta arrivando, suppongo, al Franchi tra Fiorentina ed Empoli. Si gioca ancora, no, ecco, arriva in questo momento il finale 2-2 tra Fiorentina ed Empoli. Dunque io ringrazio Maurizio Dagui in regia, ringrazio tutti voi che ci avete seguito, ringrazio anche le nostre troupe che hanno lavorato sui vari campi d'Abruzzo per raccontarvi oggi in particolare il campionato di Serie D. Diretta Stadio torna venerdì sera in concomitanza con Cesena Pescara, l'anticipo della 15ª giornata di Serie B, poi le edizioni canoniche del sabato e della domenica. Grazie ancora, buon proseguimento con i nostri programmi. Alle 19:30 vi aspettiamo con l'Abruzzo del pallone di Jacopo Forcella. Shimmer, 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 shimm